Buongiorno a tutti ed un benvenuto da parte del Banco di Napoli, intesa San Paolo. Oggi sono particolarmente contento perché ieri abbiamo avuto degli ospiti in un'associazione che secondo me diventerà molto importante nel futuro per lo sviluppo dei nostri porti. E volevo congratulare il nuovo presidente di questa associazione, che è stato eletto ieri, Yang Chang Ho, che ringrazio per essere qua. Questa associazione è un'associazione che vede tutti i porti orientali, da Shanghai, Hong Kong, Singapore, Seoul, e naturalmente i porti del nord Europa, rappresentati oggi e ieri dal presidente del porto di Brema, e hanno ipotizzato una collaborazione generale sia nella ricerca che nell'applicazione. Ecco, questo ci dà grande soddisfazione perché vede Napoli ed SRM leader, e l'unico socio italiano leader in questo settore. Io sono particolarmente contento. La seconda ragione per cui sono contento, e ringrazio il presidente Scudieri Massimo De Andreis per i risultati di questa ricerca. Bene, sono 3 anni o 4 anni che noi sosteniamo che il Mediterraneo avrà un futuro. Da quando c'è stato il raddoppio del canale di Suez in 12 mesi, con l'opera di 24.000 persone che hanno scavato e l'hanno reso più rapido, più veloce, devo dire che fidavamo in uno sviluppo del Mediterraneo, ma questo non è solo importante per noi, ci hanno creduto anche i cinesi moltissimo. Noi oggi come gruppo bancario abbiamo, attraverso la nostra banca di Alessandria, finanziato lo sviluppo del Porto Said. È uno sviluppo particolare perché, come voi sapete, all'interno del canale di Suez ci sono 8 porti che hanno in effetti una configurazione totalmente nuova, imitando i porti del nord. Sono porti legati alla trasformazione industriale, a non solo alla logistica in and out, ma anche all'innovazione. Ecco, sono le componenti importanti: trasporto, innovazione e naturalmente competitività dei porti. Il traffico cresce, vedrete dai dati SRM che 900 milioni di tonnellate nel 2017 rappresentano il 14%, adesso non mi ricordo con esattezza, % in più dell'anno precedente. Ma la cosa interessante è che i porta container vanno sempre più crescendo in dimensioni, e negli ultimi anni i maggiori porta container superano i 13.000 container. Ecco, questo significa che c'è un'occasione per il Mediterraneo, che il rapporto naturalmente tra l'Oriente e l'Occidente si avvicina e che siamo una zona interessante noi come Europa, come mercato, perché queste grandi navi porta container hanno anche la possibilità di scambiare con l'Europa andando verso la costa atlantica. È una grande occasione per noi e, come Banco di Napoli, noi crediamo nello sviluppo dei porti. È una delle 2 o 3 cose importanti che si sta evolvendo e che ci dà una grande occasione. Io credo che le zone ZES, famose zone ZES, noi siamo stati i primi, e il direttore Francesco Guido ne è il testimone ed artefice, c'è Pietro Spirito, il presidente dei porti di Napoli, noi dopo 7 anni di incuria abbiamo finalmente un presidente. Bene, ci abbiamo creduto e abbiamo stanziato 1,5 miliardi per gli sviluppi della ZES. E se supererà rapidamente il problema dei fondali, come abbiamo visto stamattina sul giornale, e altri piccoli problemi burocratici, io credo che ci sarà una grande occasione. Naturalmente, che cosa serve ai nostri porti? Beh, servono 3 cose fondamentali. La prima, e credo che Napoli è avanti rispetto agli altri, il collegamento ferroviario. L'FSI ha stanziato 1 miliardo. E credo che il primo collegamento, questo ce lo confermerà Spirito, è con Napoli. La seconda cosa molto importante è naturalmente avere dei porti efficienti, con una piattaforma digitale comune che possa
verificare sia l'incoming che l'outcoming e addirittura quello che abbiamo visto nei porti di Rotterdam, la trasformazione che avviene all'interno dei porti. La terza cosa importante è naturalmente la capacità innovativa, cioè molti di questi porti hanno al loro interno delle start-up innovative. E la quarta cosa, credo che forse la più importante, è che ci siano all'interno dei porti delle competenze professionali, ecco, diverse. Oggi non ci sono totalmente ed è un settore assai importante. Ecco, concludo e ritengo che questo incontro è importante. Ci troveremo anche con l'Alliance, la società Sisi, che è stata, che ieri ha eletto il suo presidente, l'anno prossimo. E io mi auguro che andremo avanti in un lavoro comune. Ce n'è per tutti nei porti. Noi dobbiamo farcela assolutamente. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione del quinto rapporto annuale da parte di SRM sull'Italian Maritime Economy. Un ringraziamento al Presidente Barracco, al Direttore Generale Francesco Guido, che ci ospitano in queste meravigliose storiche sale del Banco di Napoli. Un ringraziamento a Francesco Profumo, Presidente della Compagnia di San Paolo, che ci dà sempre una mano grandissima e un supporto fantastico per poter proseguire una missione così complessa, complicata e come la fa SRM estremamente analitica sui territori internazionali. Abbiamo con grande piacere presentato questa mattina il quinto rapporto, un quinto rapporto che rispetto a le tendenze macroeconomiche internazionali si presenta con uno spolvero estremamente entusiasmante. È la prima volta che un settore vedo tutti i segni più di crescita, tutti volti a una, con esigenze particolari che vi rappresenteremo, ma tutti volti a un'economia del mare che vede evidentemente l'Italia centro del Mediterraneo con tante sfide da affrontare. Ma i grandi porti, quelli di Rotterdam, quelli di Brema, eccetera, estremamente all'onore del mondo, estremamente performanti. Ecco, allora un ringraziamento, fatta questa premessa, va a quello che accennava il Presidente Barracco, al coinvolgimento dei centri studi di Shanghai, di Hong Kong, di Seoul e di Singapore, per quanto riguarda il Far East, e evidentemente alla collaborazione dei porti del nord del Mediterraneo verso la redazione di questo meraviglioso rapporto annuale. Io credo che l'entusiasmo con cui l'economia del mare incide e impatta sull'economia è da prendere in grande considerazione, è una grande opportunità a cui, come accennavo prima, l'Italia deve rispondere con maggiore veemenza e maggiore rispondenza ai tempi a cui non possiamo sottrarci. Evidentemente la crescita affannosa nella costruzione delle mega container fa sì che esigenze diverse per ospitare queste navi così importanti debbano essere presenti nei porti moderni, e a questo va in modo chiaro affiancato una retroportualità che deve essere professionale, competitiva ed innovativa nella realizzazione di servizi sempre più veloci, sempre più attenti alle esigenze degli armatori. Evidentemente l'interporto sarà un luogo molto importante, la fase delle ZES finalmente conclamata in alcune aree d'Italia, in particolare nel Mezzogiorno, ci pongono, oltre alla normale crescita dell'economia del mare, relativa all'economia del mare, ci pongono una grande opportunità, quella di interpolare un'economia manufatturiera con le esigenze dei trasporti. Le 4A che noi raccontiamo da un po' di anni, automotive, aerospazio, agricoltura, a cui affianchiamo il farmaceutico,
sono fattori di crescita per i territori estremamente importanti. Da qui partono le necessità di trasporto, di interrelazione e polarizzazione, di attracco, di partenze per i luoghi internazionali. Immaginiamo che l'anno prossimo saranno circa 600-581, ne abbiamo constatati, supercontainer che solcheranno gli oceani e il Mediterraneo. Quanto valgono le infrastrutture? Lo dimostra l'allargamento del porto di Suez. Da quando questa opera importante è stata realizzata, una nuova, come dire, genesi di opportunità, di rotte e di numero di navi che incrociano il Mediterraneo si sono conclamate. Quanto noi dobbiamo ancora lavorare? Senza indugi, approcciando e prendendo come Vangelo il fatto che i numeri che Massimo De Andrés ci illustrerà evidentemente rappresentano in realtà e una produzione di ricchezza per il nostro paese senza eguali. Non ne può esistere un manufatturiero senza una facilitazione di collegamenti marittimi, non può esistere una modernità senza assumere che i porti cambieranno ancora pelle, diventeranno probabilmente anche giacimenti di energie alternative per poter poi affrontare altre sfide nel senso della razionalità, dell'economia e dell'ecologia. Io credo che non posso più invadere e prendere tempo, ma passerei ringraziando l'ambasciatore Langella, ringraziando tutti i presenti per l'attenzione che hanno avuto verso SRM. Io lascio a Massimo De Andrés la parola, vi ringrazio per essere qui con noi questa mattina e vi auguro una mattinata di buon lavoro. Grazie. Ok. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io dividerò la mia presentazione insieme con Alessandro Panaro, che è qui a fianco a me, e con questo esordisco subito dicendo che il merito di quello che sto per presentare è prevalentemente, se non quasi totalmente, di Alessandro e di tutto il suo staff, cioè dei ricercatori di SRM, e quindi aggiungo i ringraziamenti anche ai partners con i quali abbiamo lavorato quest'anno, e anche dall'arricchimento della compagine dei nostri partners si capisce l'evoluzione che stiamo avendo, perché alcuni sono nazionali, penso a Itaca con la quale abbiamo lavorato sulle mappe, penso al Politecnico di Torino, Dipartimento di Energia, ma è stato già ricordato il Shanghai International Shipping Institute, il Korean Maritime Institute, l'Università di Amburgo, Cosco, le diverse autorità portuali, quindi un panorama molto ampio che ci ha consentito, come tradizione nel nostro rapporto, di avere una parte dedicata all'analisi congiunturale e alcune monografie che fanno dei focus su temi che di anno in anno possono variare. Quest'anno sono quelle che trovate qua indicate e molto approfondite nel rapporto. Tra l'altro mi fa piacere sottolineare che il nostro rapporto è pubblicato anche in lingua inglese, quindi lo trovate disponibile e stampato anche in inglese. Questa alleanza che è stata ricordata, io non per motivi di tempi non ripeto i ringraziamenti a tutti i singoli istituti di ricerca sull'economia marittima che sono stati con noi ieri, ma il mio ringraziamento non per questo, anche se non li cito, non è intenso e forte, perché abbiamo avuto una riunione molto importante, ma questa mappa ci dice la vastità di questo network, del quale SRM è l'unico italiano: 14 centro studi, 9 paesi coinvolti, 3 continenti toccati. Ieri abbiamo avuto una riunione che ha coinvolto 6 di questi centri studio, abbiamo già fatto 3 meeting annuali, il prossimo sarà ad Hong Kong. Il fatto di far parte di una rete globale di think tank che si occupano di queste tematiche ci consente naturalmente di avere una visione, un approfondimento, una capacità analitica che difficilmente si potrebbe avere senza questa partnership. Detto questo, e unendomi ancora ai ringraziamenti anche
naturalmente al Banco di Napoli per la intensa collaborazione e sinergia che abbiamo, e alla Compagnia di San Paolo anche per essere nostro socio e sponsor in particolare anche di questo rapporto. Quindi un ulteriore ringraziamento al professor Profumo. Parto con i dati, e cioè la mia parte, che è quella un po' di scenario complessivo, e poi Alessandro entrerà più nel dettaglio di alcuni dei numeri che io vi presento in una logica appunto di scenario evolutivo. Il punto di partenza è che cresce il traffico marittimo a livello mondiale, cresce soprattutto, è cresciuto, nel senso che se noi vediamo anche le serie storiche, vediamo che nel lungo arco dal 74 al 2014 abbiamo avuto un tasso medio del più 3%, 2015 più 1,8%, diciamo non è il singolo anno, ma adesso abbiamo messo gli ultimi anni anche per dare un'indicazione, però già nel 2016 più 2,6%, le stime 2017-2022 sono più 3,2%. Traffico marittimo non significa automaticamente commercio mondiale, nel senso che l'80% grosso modo del traffico, del commercio mondiale, parte via nave, quindi non necessariamente il traffico marittimo è una proxy del commercio mondiale, ma può anche andare con dei tassi differenti rispetto a quello che è l'andamento del commercio in termini di interscambio. Non dimentichiamoci che il Mediterraneo, con il 20% del traffico mondiale, per essere un piccolo lago, è in fondo l'area del mondo con la maggiore densità di passaggio in rapporto alla dimensione complessiva del nostro, quello che chiamiamo forse per un retaggio storico, Mare Nostrum. Se è vero quello che abbiamo appena detto, cioè che l'80% del traffico marittimo parte e arriva, del commercio mondiale parte e arriva via nave, è chiaro che la competitività si gioca via mare, perché le importazioni e le esportazioni arrivano e partono in maggioranza con questa modalità. E qui, il primo dato, osserviamo che la maggiore competitività, secondo l'Liner Shipping Connectivity Index dell'UNCTAD, si trovano i paesi con la migliore performance, si trovano in Asia, prima tra tutti la Cina, secondo Singapore, terzo la Corea. In Europa gli olandesi e i tedeschi sono i primi, che significa sesto e ottavo a livello globale, gli italiani sono diciannovesimi. E poco e tanto, beh, è chiaro che se sei diciannovesimo vuol dire che ne hai altri 100 dopo di te, però vuol anche dire che tutti i nostri principali competitors sono davanti. Quindi il primo dato è certamente quello di necessità di migliorare la nostra connettività e anche la nostra competitività. Se noi guardiamo però i dati, diciamo, in una serie storica più ravvicinata, ma comunque abbastanza lunga, 2004-2017, come si sono mossi i porti, essendo ovviamente i porti il nodo centrale su cui si gioca la competitività complessiva dell'economia marittima, qualche indicazione positiva ce l'abbiamo, nel senso che in blu abbiamo diciamo, l'indice di competitività dei porti del Nord Europa. In violetto, insomma sì, violetto si vede bene così, i porti del nord del Mediterraneo, quindi i porti per esempio italiani ma anche quelli francesi e spagnoli. In giallo abbiamo i porti del sud del Mediterraneo, quindi del Nord Africa, e abbiamo sostanzialmente, direi, tre indicazioni al di là del numero puntuale da fissare come riflessione. Il primo, che i porti del sud del Mediterraneo, quelli del Nord Africa, hanno guadagnato più competitività di tutti. Infatti questa differenza di competitività, che era relativamente significativa nel 2004, si è abbassata e diminuita significativamente nel 2017. Il secondo interessante dato è che i porti del Nord Europa hanno leggermente calato la loro capacità competitiva, soprattutto dal 2015. Naturalmente rimangono significativamente sopra di noi, però sopra di noi che siamo la linea appunto violetta, però è calato leggermente. Questo in particolare dal 2015 credo che possa essere messo, è una nostra considerazione, in relazione forse non tanto col fatto che la nostra competitività, i fattori interni di competitività nostri sono cresciuti in modo significativo o che i loro sono calati in modo significativo, quanto che l'allargamento di Suez, che data sostanzialmente di quegli anni e i cui effetti vediamo gradualmente sempre maggiori da adesso, diciamo da allora in avanti, 2016-2017, ha spostato in qualche misura i fattori di convenienza e di competitività a favore della parte sud.
Però rimane l'altro dato, che i porti nostri del nord del Mediterraneo sono compressi, possiamo vederli compressi, tra una forte competitività di quelli del nord Europa e una competitività crescente, pensiamo a Tangeri, di quelli del sud del Mediterraneo. Un altro dato interessante è spacchettare la crescita media del traffico. Qua abbiamo il trend del traffico dei top 30 principali porti containers del Mediterraneo nell'arco temporale 95-2017, tutti con un tasso di crescita positiva, ma se la media Mediterraneo è più 481%, che poi significa circa il 20-21% annuo, sud-est del Mediterraneo e il Mar Nero è cresciuto in modo ancora più significativo, la parte sud-sud-ovest leggermente di meno. Questo è un dato, secondo me, interessante da tenere presente, lo vedremo tra poco, il tema Mar Nero che torna in modo significativo. È una parte, da tenere sempre più sotto osservazione. Le rotte globali fotografano tutto questo, perché nello stesso arco di tempo noi vediamo che la rotta che è cresciuta di più è quella tra l'Europa e l'Asia, quindi passando da Suez. La crescita invece della rotta transatlantica e quella transpacific, pur essendo positiva, è stata inferiore, in modo significativamente inferiore, perché potete anche immaginare che sulle enormi quantità di navi che si muovono su queste rotte, avere delle variazioni dell'8% significa dei numeri sotto molto molto rilevanti. Quindi noi abbiamo sostanzialmente una fotografia in cui già ci vengono fuori delle indicazioni su questa crescente presenza e ruolo del Mediterraneo attraverso Suez. E infatti, se noi vediamo chi usa Suez da nord a sud, quindi da nord a sud vuol dire sostanzialmente per esportare dalla parte europea verso la parte asiatica, abbiamo già delle indicazioni interessanti, perché allora cerco di aiutare la lettura di questa slide, che forse è un pochino più complessa di quello che appare. Abbiamo delle percentuali che fanno riferimento alle tre aree e poi delle percentuali che fanno riferimento alla totalità delle quantità trasportate. La parte nord Europa è cresciuta in questo arco di tempo del 96%, quindi di meno delle altre, ma è quella che ha la quota di quantità trasportate più alta di tutti, cioè il 22% del totale delle merci trasportate arriva da questa parte, cioè dall'Europa sostanzialmente continentale, che è cresciuta però un po' meno delle altre. Poi il nord del Mediterraneo, tra cui l'Italia, che è cresciuta del 139%, ma ha il 18% della quota totale di quantità di merci trasportate. E terzo segmento, il nord del il Black Sea, la parte nord, che ha il 16% come quantità di merci trasportate ed è cresciuto in modo significativo del 228%. Le aree di destinazione, vedete questa forte incidenza sul Golfo, che però non deve essere misleading, nel senso che noi sappiamo perfettamente che il Golfo e particolarmente gli Emirati Arabi sono un re-exporting country. Quindi il fatto che la crescita così elevata si concentra sul Golfo, ma dobbiamo considerare che gran parte di quel 431% poi ricontinua verso il sud-est asiatico. Quindi in qualche modo va poi sommato al 73% che è la crescita dei trasporti diretti verso l'Asia, perché c'è una funzione appunto di lavorazione e di reesportazione. Se noi guardiamo invece i dati di chi usa Suez da sud a nord, quindi la via della seta vista dal lato appunto asiatico, il sud-est Asia è cresciuto del 61%, ma rappresenta il 36%, quindi Cina sostanzialmente è cresciuta del 61%, ma rappresenta la grande quota in quantità totale di tonnellate di merci trasportate. Il Golfo è cresciuto del 200% e rappresenta il 34%, poco sotto, e di nuovo va sostanzialmente sommato alla Cina per quella stessa funzione di di re-exporting. E poi c'è l'area del Red Sea, che significa sostanzialmente la parte dell'Africa che si affaccia sul Golfo e sulla parte più a sud, che usa la direttrice di Suez per poi entrare in Europa, con questo tipo di destinazioni che abbiamo qua indicato.
Un piccolo flash sulla Via della Seta, diciamo, dal punto di vista italiano, perché noi la guardiamo sempre dal punto di vista asiatico, ma non abbiamo provato a ricalcolare le esportazioni italiane e le importazioni italiane lungo tutti i paesi che sono toccati dalla Via della Seta, cioè ricalcolando l'export italiano, considerando come fosse una regione. In realtà non è una regione, noi l'export lo calcoliamo per le varie regioni del mondo, non è una regione uniforme, perché è chiaro che l'Egitto con la Cina non c'entrano niente da un punto di vista, però se noi immaginiamo di ricalcolare tutto l'export italiano verso tutti i paesi toccati dalla Via della Seta, abbiamo un numero veramente significativo, 121 miliardi annui di esportazioni italiane, che sono cresciute, come vedete, in modo così considerevole, che sono previste semplicemente con i trend di crescita, applicando i trend di crescita degli ultimi anni, di qua al 2022, arrivare a 150 miliardi. Cioè, se noi contiamo che la maggior parte dell'export italiano, circa il 50%, va verso i paesi dell'Unione Europea, se questo fosse un'area geografica uniforme sarebbe la prima area di export italiano, largamente prima che rispetto alle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti e l'America. Quindi introduciamo questo tema della One Belt and Road Initiative, 1.400 miliardi di dollari di investimento complessivo, un valore degli investimenti che si segmenta per tipologie, in cui vedete che il 18% sono investimenti nella portualità, il 19% in ferrovia, il 20% in energia, 60 miliardi sono quelli già implementati e soprattutto con una mappatura. Ora questa prendetela velocemente solo con uno sguardo, perché è una slide piuttosto articolata che poi, se vi interessa, potrete andare a rivedere, pubblicheremo le nostre slide, perché incrocia il valore degli investimenti, la pluralità degli operatori che hanno fatto investimento con la tipologia dell'investimento. Ora, non ho tempo di entrare nel dettaglio, è una mappatura molto dettagliata, ma lo si capisce già così che c'è una presenza di investimenti già fatti e in corso di realizzazione, che è veramente molto, molto importante. Naturalmente i finanziamenti bancari globali fotografano in qualche modo questa crescente importanza dello shipping, fotografano come sta variando la geografia di dove si fanno gli investimenti, nel senso che da un lato abbiamo una contrazione degli investimenti bancari, parlo esclusivamente per lo shipping, quindi non sulle infrastrutture, a livello mondo da 450 miliardi a 355, quindi le torte in realtà avremmo dovuto, forse per essere più chiari, disegnare la seconda torta pochino più piccola di quella precedente del 2010, perché chiaramente un effetto anche per le crisi che ci sono state a livello globale di finanza si è fatta sentire naturalmente anche in questo settore. Però la cosa interessante che voi vedete è che fatto 100 la torta, la parte europea, quindi finanziamenti bancari sullo shipping in Europa, pur rimanendo la parte prevalente, è calata, mentre finanziamenti bancari, quindi di soggetti anche bancari asiatici a favore dello shipping in Asia, Far East è cresciuto dal 15, è raddoppiato dal 15 al 30, al 30%. Credo che questo sia un dato interessante. Georilevazioni, quest'anno abbiamo continuato, anzi rafforzato, grazie appunto anche alla collaborazione che citavo prima con Itaca, questa sperimentazione che è anche una sperimentazione di modalità di fare ricerca nuova, no? Perché credo che, adesso non è il tempo di entrare nel dettaglio, ma credo che anche un centro studi debba porsi il tema di Internet of, quello che si chiama Industry 4.0, Internet of Things, non è soltanto per la manifattura, è anche per chi fa ricerca. Cioè, è chiaro che siamo abituati a usare statistiche ufficiali che arrivano dai porti, e questo continuerà perché nessuno lo vuole togliere, però è altrettanto vero che la tecnologia ti offre l'opportunità di vedere quello che sta accadendo adesso in modo diretto, e bisogna iniziare ad utilizzare anche queste modalità nell'analisi economica, e noi crediamo che sia assolutamente indispensabile. E per fare questo abbiamo quindi fatto un'analisi, grazie appunto a questa partnership, che ci ha consentito di monitorare, in questo caso abbiamo preso le porta containers da 3.000
TU, quindi da 3.000 containers in su, quindi abbiamo aumentato rispetto all'anno scorso il range complessivo, sono state analizzate oltre 1 milione di posizioni di navi containers, 70.000 posizioni nel RoRo, perché abbiamo fatto anche uno specifico analisi sul RoRo, insomma qua trovate i dati, entro velocemente nel dettaglio. Allora, vado a flash, scusatemi, ma il tempo è tiranno, ma poi i dettagli li trovate nel rapporto. Queste sono le navi portacontainers da 3.000 a 7.000, quindi fascia diciamo piccola ormai, confrontato 2012 col 2017. Non è facilissimo vedere il confronto perché in realtà non c'è stata un'enorme variazione, anzi c'è stato un calo del 12%, quindi sostanzialmente le navi di questa taglia, confrontando 2012 col 2017 a livello di distribuzione, di flussi, di spostamenti a livello mondiale, c'è una fotografia più o meno simile, sapendo che, avendo fatto un confronto puntuale, c'è un meno 12% nel 2017, quindi calato l'utilizzo di queste navi. Fotografia 2012-2017 delle navi da 7.000 a 13.000 porta containers, quindi taglia media fino diciamo, a sfiorare il grande. Beh, qui è diverso, qui c'è stata una crescita del 51,6%, si vede chiaramente un maggior completamento della via della seta, cioè nel 2012 vediamo dei buchi, dei punti vuoti, è cresciuto, quindi si completa la via della seta. Vedete soprattutto che con l'allargamento di Panama il Pacifico e tutta la parte pacifica attorno a Panama si è fortemente intensificata. Questa è la taglia di navi che ancora passano da Panama, mentre prima dell'allargamento c'erano dei limiti al passaggio da Panama di questo tipo di navi, per cui si vede l'effetto di crescita. E questa è il confronto 2012-2017 per le mega navi da 13.000 containers in su. È ancora più chiaro, si completa, guardate il confronto, è molto più evidente il completamento, diciamo così, della via della seta, che ormai è un tratto praticamente unico, una crescita del 122,5%, si vede, diciamo così, molto più nel dettaglio anche questo ruolo crescente che sta avendo Suez, e che vedremo tra un attimo, perché vi faccio due dettagli, uno sull'Asia e uno sul Mediterraneo. Quello sull'Asia, qui abbiamo il 2012 e sono, in questo caso per velocità abbiamo preso tutte dai 3.000 fino in su, anche se poi abbiamo i segmenti, ma comunque qua immaginate che sono state messe tutte insieme. Questa è la fotografia puntuale del 2012, questa è la fotografia del 2017. Anche in questo caso che cosa emerge? Emerge che le navi da 3.000 a 7.000 sono calate in Asia del 27%, mentre quelle da 7.000 a 13.000 sono cresciute del 58% e quelle sopra i 13.000 sono cresciute del 143%. Quindi il tema dell'economia di scala, dell'uso delle grandi navi e dell'aumento del flusso dell'uso di queste navi emerge in modo molto chiaro. Se facciamo lo stesso focus nel Mediterraneo, tutte quelle da 3.000 TU in avanti, 2012 e questa fotografia, 2017 e quest'altra, torno un attimo indietro, intanto che dico due cose, nel Mediterraneo sono cresciute quelle diciamo da 13.000 in su del 37%, mentre quelle da 3.000 a 13.000 sono calate del 20%, quindi ancora più evidente questa dicotomia sul gigantismo navale nel Mediterraneo. In particolare le tre grandi alleanze, quindi le grandi alleanze tra i grandi carriers, sono cresciute ancora di più della media di tutto il traffico, perché sono cresciute del 54%, Cosco è cresciuta cinese del 340%, meno navi, quindi bastano poche navi in più per fare percentuali più alte, però le percentuali ci dicono anche qualche cosa. Dal punto di vista delle direttrici, ci torno un secondo sul confronto, perché la direttrice adriatica, che era appena accennata nel 2012, è molto più evidente nel 2017. La direttrice del Tirreno, che già era forte, è molto più evidente perché è più rossa e più intensa nel 2017, emerge in modo abbastanza chiaro anche il ruolo crescente di Malta, e poi quello che vi dicevo, il tema Mar Nero, ma Mar Nero inteso come area, non è tanto il Mar Nero quanto tutto l'est del Mediterraneo, quindi la Turchia
il ruolo crescente dei porti israeliani, dove peraltro anche lì ci sono stati investimenti egiziani molto, molto significativi. Mi fermo perché sono suggestioni che, su cui possiamo andare avanti ore perché abbiamo mole di dati dietro, ma credo che sia interessante. Teniamo conto che 2012-2017 è niente, sono pochi pochi anni, cioè in pochi anni riesci già a vedere in modo plastico, visivo, delle differenze che in passato forse ci volevano dei decenni per vedere dei grandi cambiamenti in termini di rotte così evidenti come vediamo adesso. Voglio ancora dire, e poi mi fermo perché sono in chiusura, ma vado velocissimo, che quest'anno abbiamo introdotto anche, grazie alla collaborazione col professor Bompar, che ringrazio, col Politecnico di Torino, col Dipartimento di energia, anche un focus sull'energia. La nostra intenzione è di arrivare a fare un vero e proprio rapporto sull'energia nel Mediterraneo, e questa sarà una sfida nuova, e quindi vado molto flash prendendo da questo capitolo che c'è, questo inserto diciamo sul tema energetico che abbiamo nel nostro rapporto, per dire che è cresciuto costantemente il fabbisogno mondiale energetico, che ora è pari a 15 miliardi di TOE, che significa ton oil equivalent, cioè diciamo tonnellate equivalenti di petrolio, di cui il 50% oil and gas. Petrolio e gas col carbone rimangono la fonte di energia mondiale principale, 75% della fornitura globale, seppur attesa nel 2035, seppur in calo rispetto a quello che era il dato del 2015, e il 61% della produzione mondiale di petrolio, GPL e NG si sposta via mare, che è un dato da tenere bene in considerazione. Questa è una delle tavole che ci ha fornito la collaborazione con appunto col Politecnico che citavo prima. Questa torta in blu in basso non è facilmente leggibile, ma molto velocemente, perché è molto interessante, abbiamo da dove proviene l'oil, cioè il petrolio, verso l'Italia, quali sono i paesi fornitori, la densità diciamo del cerchio ce lo indica, Golfo, i paesi del Golfo, Iraq, Azerbaigian e Russia, quali sono i terminali portuali di arrivo, Trieste soprattutto, ma poi anche Cagliari, Genova e Augusta, e qui il ruolo torna significativo della Sardegna e della Sicilia, anche perché sono regioni dove ci sono raffinerie, lavorazione e hanno un ruolo significativo. Il fabbisogno italiano 171 milioni di TOE, di cui tre quarti oil and gas, prevista una diminuzione al 2035 ma resterà molto elevato, 188 milioni di tonnellate di rinfuse liquide sono gestite dai porti italiani. Vado a chiudere per dire che 241 miliardi di interscambio commerciale via mare italiano col resto del mondo tra import ed export rispetto a quello che è l'economia italiana sono un'enormità, quindi dobbiamo essere più consapevoli di questo. Il Mezzogiorno, grazie ai suoi porti, ha un ruolo fondamentale, perché lo dicono chiaramente questi dati, 45% del traffico complessivo italiano, quindi vuol dire molto di più di quello che è il peso dell'economia del Mezzogiorno sul totale italiano, cioè la metà sostanzialmente di tutto. Quindi già adesso la portualità del Mezzogiorno di fatto serve gran parte dell'economia nazionale e non solo quella stessa del Mezzogiorno, con poi alcuni segmenti come diciamo RoRo che sono particolarmente importanti. E qui abbiamo fatto una, diciamo, giusto per esercitarci in qualche simulazione, che vale quello che vale, ma ci dice qualche cosa, no? Cioè ci dice questo, che noi abbiamo 11 milioni di TIU annui in Italia, di cui 3 milioni sono quelli che sono passati da Suez, in arrivo o in partenza. Se noi li confrontiamo, questi 3 milioni, con i 47 milioni di TIU che ogni anno passano da Suez, significa che il 6,3% del traffico che è passato da Suez era diretto o proveniente dall'Italia. Quindi intanto non è proprio pochissimo, 6,3% di tutto il traffico che passa da Suez non è che sia proprio niente che sia diretto verso l'Italia. Comunque noi abbiamo fatto questo ragionamento, se i porti italiani, quindi un ragionamento come dire che da adesso si proietta all'indietro, no? Nel senso che abbiamo detto, se i porti italiani negli ultimi 10 anni in termini di containers fossero cresciuti come la media di quanto sono cresciuti i principali porti containers europei,
cioè più 4% annuo, 40% in 10 anni, se noi avessimo avuto questo tipo di crescita e l'avessimo applicata sul risultato che è attualmente quello dei totali dei container gestiti che viaggiano su Suez, noi avremmo avuto una crescita, cioè avremmo questo stesso dato oggi sarebbe di 4,2 milioni di TEU e non di 3, cioè più 1,2, che significa un valore aggiunto creato che a seconda se il container se è solo di transshipment parte e arriva oppure è lavorato e gestito, da 350 milioni fino a 2,75 miliardi di valore aggiunto, cioè di PIL in più. Quindi questo significa diciamo, sviluppare l'economia marittima. Ho chiuso con due slide velocissime. Una che è una carta dell'Italia per dire torniamo ad avere una visione della portualità italiana che sostanzialmente può anche essere semplice nell'articolazione complessiva. I porti del nord, i porti ascellari sono porti di collegamento col centro Europa, est e ovest, i porti del sud possono ancora di più di adesso diventare i porti di tutto il paese fino alla pianura padana sostanzialmente, però ci vuole l'intermodalità e quindi non vi è in prospettiva, se si realizza questo disegno, antagonismo tra i porti del nord Italia e quelli del sud Italia, ma vi sarebbe complementarietà. È chiaro che sia quelli del nord Italia che quelli del sud devono andare in quella che noi, anzi Alessandro, perché non voglio prendermi i meriti che non sono miei, ha denominato portualità 5.0, che vuol dire una portualità che mette insieme innovazione, start-up, secondo quelli che sono i modelli dei porti del nord Europa, dove ci sono gli incubatori, dove ci sono, dove c'è diciamo, strutture di supporto e forme di incentivazione da diciamo, verso l'industria, perché l'internazionalizzazione è soltanto un pezzo, è il pezzo, diciamo, il cuore, entrano e arrivano le merci, quindi è chiaro che fai sviluppo e internazionalizzazione, ma a fianco a questo ci devi mettere anche l'industria, ci devi mettere l'Academy, ricordo che l'Università Kuhn University di Amburgo è localizzata fisicamente dentro il porto, nemmeno a fianco, proprio dentro il porto, cioè, fanno ricerca ma anche aule e gli studenti sono lì che vanno a fare attività accademica e poi intermodalità perché se non aggancia alla ferrovia le merci devono viaggiare, devono arrivare per poi essere trasferite, quindi l'intermodalità e l'ultimo tassello le free zone intese soprattutto come un progetto anche di marketing territoriale. Questo pacchetto va poi venduto in una logica di attrazione degli investimenti. Questo è il modello portuale che diciamo, risulta già vincente laddove è applicato. Noi siamo forse ai primi 2/3, a metà di questo cammino, però non è un cammino impossibile, è un cammino possibilissimo per le nostre capacità. Vi ringrazio e abbiate ancora qualche minuto di pazienza per altra qualche tavola di Alessandro, ma sono altrettanto forse di più interessanti. A dopo. Buongiorno a tutti, io devo anche io spendere un minuto per fare dei ringraziamenti perché abbiamo oggi in sala 4 delegazioni del Far East, una delegazione tedesca e abbiamo l'Università di Anversa, il professor Jost Intjens con cui collaboriamo, è una delle più prestigiose università del mondo. Abbiamo rappresentanze e delegazioni di 6 autorità di sistema portuale. Saluto il Presidente Prete, Presidente Rossi, Deiana, Di Maio, il Presidente Spirito è qui con noi e la delegazione del Porto di Venezia. Quindi diciamo che la sala e tanti amici rappresentanti di associazioni di categoria del mondo accademico, li ringrazio tutti e soprattutto ringrazio i partner del nostro osservatorio che vedete qui, sono tutti soggetti che credono in noi e sostengono le nostre attività costantemente dandoci un forte valore aggiunto. Il nostro osservatorio è nato 5 anni fa ed è cresciuto e lo specchio del rapporto è uno specchio di un coordinamento che è diventato molto molto complesso. Io questa slide la metto sempre per far vedere cosa vuol dire coordinare una pubblicazione dove convivono articoli che provengono da ricercatori italiani che hanno il loro stile, i loro approcci, ricercatori che vengono dalla Cina, ricercatori di Hong Kong, ricercatori che vengono dalla Germania, da Brema, da Amburgo, leggete tutti quanti i nomi che ci sono nella pagina degli autori, e ricercatori anche coreani, quindi quest'anno
veramente non ci siamo fatti mancare niente. Io, proprio perché ci sono queste delegazioni estere in aula, in sala, quindi io chiedo scusa, ho pensato di far vedere qual è il nostro sistema portuale, chi siamo e cosa facciamo. E contrariamente a quello che è il mio istinto e la mia dimensione, evidentemente, non parlerò poco di container, perché oggi voglio dedicare la mia presentazione a due settori di eccellenza, due settori che sono cresciuti e due settori che tante soddisfazioni stanno dando al trasporto marittimo italiano, che sono il RoRo, saluto il dottor Grimaldi, che oggi è qui con noi tra i relatori, il settore energetico, le rinfuse liquide, e poi vi mostrerò solo qualche tavola, perché devo, in questo momento ringrazio i miei ricercatori, mostrare lo stile di SRM, che è quello di andare a vedere lì, sul porto, nel porto, cosa sta succedendo. E qui abbiamo l'ambasciatore Langella oggi, una delle missioni che abbiamo svolto quest'anno è proprio quella a Singapore. Abbiamo un sistema portuale che, io dico sempre, sa fare tutto, perché sappiamo movimentare ogni tipologia di merce. Il mio approccio è molto positivo, i problemi che hanno i nostri porti li conosco, li conosciamo tutti quanti, ma non è il momento di parlare di problemi, ma delle nostre eccellenze, delle nostre potenzialità, e muovono il 40% del nostro import-export. Questo è un dato che ripeto sempre per dare contezza del fatto che le nostre imprese manifatturiere hanno bisogno di un sistema portuale sempre più completo ed efficiente, perché la nostra internazionalizzazione dipende dal sistema portuale, dal sistema marittimo in generale. I nostri porti crescono lentamente, ma crescono. C'è stata una riforma che sarà difficile da assorbire, perché si è avuto il cambio delle presidenze, le fine dei commissariamenti. Comunque abbiamo tenuto, comunque tengono, dico abbiamo perché ormai mi sento un portuale, non ne abbiate a male, ma Pietro, Sergio, anche voi avete scritto quest'anno nel rapporto, e quindi se ci scrivono due presidenti di due autorità di sistema portuale nel rapporto vuol dire un altro obiettivo raggiunto, cioè quello di diventare ricercatori insieme a noi. Ma con chi siamo connessi? Ecco Pietro, tu hai sempre chiesto, Alessandro, ma perché non fai vedere un po' noi con chi siamo più o meno connessi? Ecco qua, questo è un altro indice dell'UNCTAD, non è quello che ha fatto vedere il direttore, che è quello di competitività, questo è quello di connessione. Con chi siamo connessi? Quindi risentiremo o non risentiremo della trumpizzazione, così si chiama questo fenomeno? Quante rotte abbiamo verso le aree mondiali? Quante navi partono verso queste aree? Ebbene, quest'indice dice che siamo fortemente connessi, più anche con gli Stati Uniti che con la Cina. Abbiamo un indice di connessione dello 0,69 e i decimi in questo indicatore contano tanto, e la Cina è 0,54. E paradossalmente non ho mostrato un confronto con gli altri paesi che all'inizio volevo fare, perché noi non abbiamo nulla da invidiare in termini di connessione di servizi verso questi paesi. Quindi siamo connessi, o meglio, i nostri porti sono connessi. Scambi regionali, questa è un'altra attività che stiamo avviando in maniera sperimentale, perché sarà molto utile per cercare di comprendere le nostre regioni, se importano o esportano via mare verso l'Italia, quindi dire esportano è un termine anomalo, o verso l'estero. Va bene? Quindi cerchiamo di capire se quella regione ha un traffico che è prevalentemente di cabotaggio, quindi il porto lavora al servizio dell'Italia, paradossalmente, o è un porto che ha una proiezione internazionale ed estera. Entrambi, per carità, hanno la loro importanza, però è utile capire quali sono le percentuali, e qui stiamo cercando di capire le dinamiche di questo traffico. E ad esempio la Campania, vediamo che per quanto riguarda l'import, cioè tutto quello che entra via mare, il 66% viene dall'estero, il 34% viene dall'Italia. Sono dati molto interessanti, stiamo cercando di elaborarli in maniera più razionale, perché abbiamo avviato quest'anno in via sperimentale questo nuovo approccio. E dove e cosa? E questa è una conferma: noi abbiamo il 32% del nostro import-export che va verso gli Stati Uniti, chiedo scusa, il 13% pari a 32 miliardi, chiedo scusa, di euro, verso la Cina 30 miliardi e anche verso la Turchia. Ecco qua un primo cenno del RoRo. Abbiamo un forte RoRo specialmente verso il porto di Trieste, che è dalla Turchia. E cosa? Molti di voi mi chiedono, Alessandro, ma mostra anche cosa noi muoviamo. Muoviamo questi settori prevalentemente, muoviamo un po' di tutto evidentemente, però questi settori abbiamo delle dimensioni molto elevate: macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto, greggio e gas, chiaramente in termini di import-export marittimo. Tenete conto che poi c'è la componente stradale, la piccola componente aerea e ferroviaria,
siamo leader, ecco qua, incominciamo a parlare un po' di RoRo o di short shipping, siamo leader. Questo è un dato che non deve mai sfuggirci, perché nel Mediterraneo e nel Mar Nero siamo leader assoluti nel trasporto short shipping, che è il trasporto a corto raggio, per chi in sala, diciamo, una completa dimestichezza. L'Italia è una leader nel Mediterraneo per merci movimentate, abbiamo una quota di mercato del 36%. Il RoRo è un settore di assoluta eccellenza, guardate sulla destra in alto che grande crescita che ha avuto questo settore, fino ad arrivare a 107 milioni di tonnellate. Che cos'è il RoRo? Trasporto di autoveicoli, automezzi, tir, RoRo, autostrade del mare, sono, abbiamo degli armatori che sono un'assoluta eccellenza. Il 36,6% è concentrato nell'asse tirrenico, è importante anche l'asse adriatico che racchiude il 21,8%, ma un po' tutte le nostre aree nazionali hanno una concentrazione di questa tipologia di traffico. È stato citato, il direttore ha citato anche il gigantismo navale. Allora, anche in questo settore sta succedendo questo, quindi che non vorrei sgombrare il campo che è un fenomeno tipico della containerizzazione. Anche nel RoRo cresce la dimensione delle navi ed è cresciuta la media, dimensione media del 20% negli ultimi 10 anni. È un altro fenomeno a cui i nostri porti devono pensare, perché l'aumento della dimensione delle navi impatta sugli equipaggiamenti di banchina, sull'efficienza dei servizi, sui tempi di imbarco e sbarco. Ed è un settore che anche le previsioni dicono che crescerà, perché è un settore agganciato al mercato dell'auto, che nel 2017 era pari a 93 milioni di unità e diventerà 115 nel 2030. Quindi è un settore che ha delle previsioni di crescita, è un settore che noi dobbiamo necessariamente continuare a coltivare. E anche quest'anno, e quest'anno la novità che ha anticipato il direttore De Andrés, è proprio che abbiamo cercato di disegnare anche le aree, anche le mappe del RoRo nel Mediterraneo con una certa complessità, perché i sistemi di rilevazione del RoRo non sono come i sistemi di rilevazione del traffico container. Il sistema prende navi che viaggiano solo in certe aree del Mediterraneo, ne prende soltanto un certo numero, ma nel 2012 la situazione era questa, nel 2017 è questa. C'è una crescita del RoRo specialmente nel 2007 nell'area verso la Turchia, conferma quello che dicevo prima, e negli assi adriatici è un addensamento nel nord Tirreno, come vedete. Altra mappa molto interessante che abbiamo è questa, che è la mappa di densità, dove si addensa il RoRo, nelle aree del Mediterraneo, dove c'è il colore rosso o arancio, vuol dire che le navi c'è stata una percentuale in decremento della presenza dal 2012 al 2017, e dove ci sono le aree più verdi vuol dire che la percentuale è stata in incremento. Dal 2012 al 2017 l'arco tirrenico è aumentato del 15%, la densità degli addensamenti di navi RoRo, mentre del 40% nell'arco adriatico. Seconda componente, spero di andare abbastanza velocemente, è questa componente. Qui c'è il professor Bompard in platea, c'è il presidente Profumo che ringrazio per averci fornito anche un loro saggio per il rapporto, dove è stata analizzata appunto la componente energetica, che è un'altra delle componenti in cui i nostri porti sono molto molto forti. Infatti il trasporto delle merci, cosiddetto oil and gas, è il 30% del traffico marittimo mondiale, 3,1 miliardi di tonnellate. Le nuove frontiere dei prodotti petroliferi dell'oil and gas sono l'LNG e l'LPG. E qui non mi dilungo, ma anche qui faccio vedere quale vuole essere il nostro primo approccio verso questo settore, perché abbiamo iniziato ad aprire gli occhi anche verso queste importanti rotte, che sono principalmente concentrate su due grandi stretti, Hormuz, sugli Emirati Arabi, e Malacca, che abbiamo avuto modo quest'anno di visitare, grazie anche al supporto dell'ambasciatore. Vi garantisco che in quello stretto, che abbiamo visitato, c'era anche il direttore De Andrés, non si vedeva il mare, era un tappeto di navi. C'era difficoltà a vedere l'acqua, talmente delle navi che trasportavano questa tipologia di merce. Quindi sono i due più importanti stretti di transito
delle forniture petrolifere e di gas mondiali. Massimo ha fatto vedere la mappa dei corridoi energetici marittimi, io faccio solo vedere quella dell'NLG, che anche qui rappresenta il futuro del nostro trasporto marittimo. E certo, Pietro, effettivamente condividiamo l'approccio nel dover pensare anche che il porto di Napoli o che gli altri porti che sono qui presenti debbano pensare a questo settore, perché secondo noi in futuro diventerà una discriminante. Non sarà solo il gigantismo navale, ma saranno anche i porti che saranno in grado di offrire questo tipo di carburante, questo tipo di servizio. Noi siamo stati a Malta, dopo ne parlerò un secondo, e abbiamo visto le gasiere che erano ancorate a Malta. La rotta più importante è quella di Ras Laffan-Rovigo, e qui abbiamo appunto avuto il supporto del Politecnico di Torino, del Dipartimento Energia, che ci ha anche disegnato la rotta. C'è il professor Boccardo in platea che ci aiuta a disegnare queste bellissime geomappe per far capire anche visivamente da dove partono e dove vanno le navi che trasportano questa tipologia di merce, ecco, chiamiamola così. Missioni scientifiche, questo è l'ultimo punto della mia presentazione. Devo stare molto attento perché c'è in platea il professore Lemper di Brema, con cui abbiamo anche siamo insieme nell'alleanza, e un porto che ha saputo fondare il suo successo. L'abbiamo visitato ed è splendido, vi assicuro, un'esperienza unica. Il suo successo nella specializzazione, un porto che ha deciso, essendo tra i tre grandi porti del Northern Range, Amburgo, Anversa e Rotterdam, da dare una caratterizzazione e ritagliarsi una sua quota di mercato, sia nei container, dove fa 5,5 milioni di TEU, sia in termini di RoRo, le automobili. C'erano dei piazzali che vengono continuamente organizzati e riorganizzati, proprio perché, vado avanti, dunque ha saputo specializzarsi, ha saputo dare una connotazione organizzativa e anche in termini di innovazione. È un porto che investe in continuazione grazie alla presenza, e questo vale in assoluto per i sistemi portuali, grazie agli investimenti dei terminalisti che ci operano, che in questo caso sono due colossi, BLG ed Eurogate, che conosciamo bene perché è anche nostro partner, che avete visto all'inizio quando ho mostrato anche il logo. E soprattutto, particolarità assoluta di questo porto è che di fatto è un porto, diciamo, privatizzato, forse il termine è forte, ma ha creato una società privata che deve raggiungere, il cui presidente, il cui manager deve raggiungere specifici obiettivi, specifici risultati, deve portare risorse nelle casse, e fa tutto questo. Quindi si occupa della manutenzione del porto, delle infrastrutture, dei real estate, consulenza e il marketing del porto, e fa anche sviluppo del suo know-how. Massimo parlava del porto 5.0, sviluppo del know-how in tutto il mondo, ha una struttura che supporta gli altri porti mondiali che evidentemente hanno bisogno di crescere, trasferendo il know-how e non tenendoselo per sé. Questi sono tutti i porti a cui il porto di Brema ha partecipato. Singapore, che dire su questo porto? Certo, non l'abbiamo analizzato per fare un confronto con i porti italiani o con i porti del Nord Europa. 33 milioni di TEU, insomma, di transshipment, modello di transshipment, parlano da soli. Questo porto che cosa sta facendo? È un porto gestito da PSA, un terminalista di livello mondiale, partecipato da un fondo sovrano chiamato Temasek. Abbiamo avuto l'onore di parlare con loro, che sono una struttura tutt'altro che aperta. Siamo riusciti un attimo anche a entrare nei loro cuori, probabilmente, perché hanno visto che le nostre analisi potevano essere delle informazioni utili, e torneremo a Singapore con il Propeller Club, qui c'è Umberto Masucci, anche a fine d'anno, proprio per presentare un lavoro che stiamo strutturando su questo grande porto, che ha come particolarità il fatto di essere nello stretto di Malacca. Vi ho mostrato prima l'importanza dello stretto di Malacca per quanto riguarda i passaggi del petrolio, quindi il vantaggio geografico deve essere utilizzato. Tangeri utilizza il vantaggio geografico, Port Said utilizza il vantaggio geografico, e qui anche il porto di Singapore. Quindi è il secondo canale di transito per il petrolio. Riescono a tenere basso
il prezzo del petrolio e, chiedo scusa, quindi sono un porto che fa il cosiddetto bunkering, rifornimento delle navi, che vanno proprio lì a fare transshipment e fanno anche rifornimento. E quindi qui c'è il presidente del porto di Cagliari, Massimo Deiana, che ieri nel corso del seminario che abbiamo avuto ha illustrato anche la sua volontà di cercare di far diventare Cagliari, che è un porto che fa molte rinfuse liquide, un porto che possa seguire questo modello, non la dimensione, ma questo modello. Vado a terminare dicendo soltanto che il progetto di Singapore è quello di diventare il principale hub, l'ambizione di diventare il principale hub mondiale. Qui c'è Xie, la ricercatrice che c'era ieri di Singapore in mezzo a noi, quindi l'hub mondiale del trasporto container, perché stanno realizzando al 2040 un terminal container dalla capacità di 65 milioni di TEU. 65 milioni perché hanno stimato che al 2040 in quell'area circoleranno 100 milioni di TEU. Questo, diciamo, è un po', siamo rimasti molto molto toccati da questo progetto che abbiamo avuto occasione di vedere. L'ultima missione è stata quella a Malta. E beh, io di Malta vado avanti perché è inutile dire che è il quinto porto del Mediterraneo, oltre 3 milioni di TEU, ma dove è Malta? Ecco qui. Noi abbiamo il problema della rotta viola, l'anno scorso era rossa, che sono le navi che purtroppo passano da Suez e se ne vanno in Nord Europa. E ci chiediamo qual è il porto che, tra virgolette, ci dà più fastidio. Ed eccolo qui, è lui. Paradossalmente non è il Pireo, ma è là che il nostro transshipment va. È lì, in questo porto qui, che chiaramente anche lui riesce a garantire, grazie a un terminal gestito da una cordata francese-turca, grazie a questo un terminal di massima efficienza. Presidente, io la presentazione l'ho terminata, però la slide sui fondi comunitari la devo mettere sempre, perché la slide sui fondi comunitari mostra sempre che qui non è un problema di risorse. Ecco qua, fondi comunitari 2014-2020, siamo al 6% della spesa. 6% della spesa, non è un problema solo del sud. Ecco qua, ultimo grafico, mostra che anche il nord è al 6%, il mezzogiorno è al 3%. Il PON infrastrutture e reti, che è quello che dovrebbe dare linfa alle nostre infrastrutture, è al 3,3%. Io questa slide la metterò sempre, in ogni presentazione che faccio. Spero che le ZES, così come anche fa la Polonia, possano contribuire a drenare questi fondi, se sapremo poi pianificare la prossima programmazione, perché sembra che rifacciamo sempre gli stessi errori. Non miglioriamo programmazione dopo programmazione, peggioriamo programmazione dopo programmazione. E vi ringrazio per la pazienza. Bene, proseguiamo. Adesso il Mediterraneo visto dall'Asia. Darei la parola a Raffaele Langella, ambasciatore d'Italia a Singapore, ringraziandolo molto per essere qui con noi. Grazie, ambasciatore. Buongiorno e per cominciare grazie per avermi dato la possibilità di portare la mia testimonianza qui a Napoli. Sono a Singapore da quasi un anno, ormai 10 mesi, e quindi penso che sia il momento per me di cominciare a trarre qualche bilancio, almeno delle esperienze che ho maturato in questo specifico settore. Mi scuso naturalmente se la cifra tecnica di quanto sto per dire sarà molto più bassa rispetto a quella a cui ormai vi siete abituati stamattina. Però se avessi avuto competenze, fossi stato sapiente, avrei fatto un altro mestiere, non il diplomatico, quindi siate comprensivi. Per quale motivo parlare di Singapore oggi può essere importante? Secondo me almeno per due ordini di ragioni. La prima è che Singapore sta reagendo ai progetti infrastrutturali cinesi che riguardano la Via della Seta in maniera strategicamente consapevole e decisamente efficace. Vedremo poi come, e vedremo soprattutto in che modo da parte italiana possiamo eventualmente affiancare Singapore in questo percorso in un'ottica di mutuo beneficio. Seconda, perché una delle esperienze più significative che abbia fatto da quando sono lì a Singapore è stato quello di entrare in contatto con la comunità italiana che opera nel settore dello shipping,
ma anche nel settore del bunkering, nel settore, nelle varie declinazioni del macro settore, e rendermi conto del fatto che, come emerge dal rapporto SRM, abbiamo effettivamente delle competenze ed una capacità gestionale di pianificazione strategica che non hanno nulla da invidiare a quelle dei nostri migliori competitor. Come sta reagendo Singapore al progetto strategico della Via della Seta? Abbiamo detto 1.400 miliardi di dollari statunitensi che verranno investiti in un futuro non troppo remoto, con degli investimenti che si concentrano prevalentemente in tre diverse aree, cioè la realizzazione di infrastrutture fisiche, nel caso specifico dei progetti che vengono indicati nella cosiddetta Maritime Silk Road, si tratta ovviamente di strutture portuali, nella creazione di società di gestione nelle strutture portuali e nell'acquisizione vera e propria di compagnie di navigazione. Dunque sono questi i tre filoni che da parte cinese stanno seguendo in questo momento. Il tema è molto dibattuto a Singapore, fa parte del dibattito politico quotidiano ed ha anche un ampio risalto mediatico. Ci sono alcuni argomenti che secondo gli addetti ai lavori sono per l'appunto più dettati da una retorica mediatica che da un effettivo impatto sul settore e sul business. Quanto il porto di Singapore potrà eventualmente essere condizionato dall'avvento di nuove rotte alternative. Si parla di rotte terrestri, c'è stato un calo significativo del costo di trasporto di container via terra, ormai si stima che da Singapore o comunque dal sud-est asiatico all'Europa il differenziale di prezzo non sia poi così marcato, stiamo parlando di un 40%, ma tutti sanno perfettamente che si tratta di prezzi ampiamente sussidiati e che sono probabilmente non sostenibili dal punto di vista commerciale. Quindi giustamente da parte singaporeana probabilmente non si dà troppa importanza a questa minaccia. Ce l'hanno ben presente nel radar, intendono reagirvi, ma non è un problema immediato dell'oggi. Il secondo aspetto è quello della realizzazione di infrastrutture che potrebbero diventare concorrenti rispetto al porto di Singapore. Si favoleggia il canale di Kra in Thailandia, 120 km di sviluppo, potrebbe tagliare fuori lo stretto di Malacca dalle principali rotte marittime. Faccio presente che si tratterebbe di un'opera infrastrutturale imponente che si realizzerebbe peraltro in un contesto ambientale non esattamente favorevole e che avrebbe dimensioni che si collocano esattamente tra il canale di Panama e il canale di Suez. Ripeto, in ben altri contesti e probabilmente senza neppure presentare gli stessi vantaggi che a suo tempo Panama e Suez presentarono per la navigazione marittima. Non parlo neppure della possibilità che si realizzi una ferrovia che colleghi la costa occidentale a quella orientale in Malesia, perché lì, insomma, al di là della necessità di ammortizzare un investimento infrastrutturale imponente, non ci sarebbe davvero nessun vantaggio neanche in termini di tempo. Quindi la centralità del porto di Malacca, del porto di Singapore e dello stretto di Malacca esiste, è evidente, e verosimilmente sarà confermata dagli eventi anche nei prossimi anni. Questo sarebbe bastato in altri contesti a vivere sugli allori ed aspettare semplicemente che i frutti maturassero. Così non è a Singapore. SRM prima ha citato gli esiti della visita che hanno compiuto al porto, gli incontri avuti con PSA. Il quadro che ne viene è francamente di una lucidità strategica impressionante, dalla quale probabilmente potremmo prendere spunto e trarre esempio. Entro il 2040 le attuali strutture portuali saranno di fatto tutte spostate verso TUAS. TUAS di fatto raddoppierà la capacità di smaltimento container che in questo momento i vari terminal singaporeani possono vantare. Si passerà da circa 33 TU a 60 e passa TU, quindi insomma queste sono le cifre. Si continuerà a investire ulteriormente in produttività. Al momento ci sono circa 190 cranes completamente automatizzati che sono dislocati nei vari dock del porto di Singapore. Questi vengono gestiti da una sala operativa che dal lavoro che si compone di squadre composte da un minimo di 18 addetti ad un massimo di 25 addetti.
È un porto di transshipment, quindi non è esattamente banale gestire in maniera del tutto automatizzata un'operazione come il transshipment, per esempio, per l'appunto. E l'intervento umano avviene in media tra il 6 e l'8% dei casi. Io ho avuto il privilegio di visitare la sala operativa del porto di Singapore. Sono ansioso di ricevere la delegazione che, come vi dirò, a novembre nuovamente visiterà Singapore. Spero che abbiano tutti modo di rendersi conto di come la tecnologia applicata a questo settore abbia veramente la possibilità di far fare un passo in termini di acquisizione di produttività enorme anche a dei settori maturi come quello di cui ci stiamo occupando. Quindi Singapore sta molto investendo in competitività e lo fa consapevole anche del fatto che verosimilmente dai progetti che sono legati alla nuova via della seta probabilmente l'unica minaccia realistica al momento è quella che deriva dall'eventuale nascita di poli alternativi rispetto a Singapore nell'area. È vero che Singapore è un porto di transshipment, è vero che le attività di transshipment sono intrinsecamente più difficili rispetto a quelle che prevedono il passaggio in banchina, però è anche vero ad esempio che la media, secondo dati OCSE di Singapore, lavorazione container, in questo momento è di circa 60 container ora nave contro gli oltre 160 container ora nave che per esempio si realizzano nel porto di Shanghai, anche in realtà molto molto minori come quelle che si trovano a poche migliaia di distanza in Malesia o in Indonesia, in apparenza hanno una produttività più elevata. Ripeto, sono dati che vanno presi davvero con le pinze perché stiamo parlando di attività che sono forse non paragonabili, però sono indici che spiegano anche per quale motivo Singapore stia molto investendo anche sull'efficienza dei servizi che offre. L'altro aspetto su cui Singapore continua ad investire è la valorizzazione delle economie esterne. Singapore è un hub decisivo nell'area, è di gran lunga il paese pivotale in ASEAN, offre un ambiente che dal punto di vista finanziario, dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista dell'interconnessione probabilmente non ha pari al mondo, senz'altro non in quell'area, ed intende ulteriormente valorizzare questi aspetti perché sa perfettamente che per prosperare il porto ha bisogno di un hinterland, per quanto il paese sia geograficamente limitato, che funzioni e che consenta di attrarre le migliori imprese, le migliori professionalità, i capitali più cospicui e soprattutto strategie per lo sviluppo ulteriore del porto. Queste sono le tre aree su cui Singapore sta investendo, lo sta facendo con grande lucidità, lo ripeto, e sono anche aree su cui possiamo, dal mio punto di vista, trovare delle modalità di cooperazione, migliori, persino migliori rispetto a quelle che fino a questo momento sono emerse. Si diceva, Massimo Andreessen ha accennato prima, che ormai si tratta di entrare nella portualità 5.0. C'erano i cinque pilastri della portualità 5.0, i primi tre sono senz'altro aree che si prestano a un approfondimento della cooperazione con Singapore. Innovazione e start-up, su questo stiamo cercando di investire moltissimo. È in assoluto Singapore, secondo tutte le principali statistiche mondiali, a parte Silicon Valley, probabilmente l'ambiente migliore per l'affermazione di start-up. Ogni giorno riscontro un interesse enorme da parte di operatori italiani per Singapore, perché sanno perfettamente che lì c'è un ambiente decisamente favorevole. Quindi su quello dovremmo cercare di investire quanto più possibile. L'internazionalizzazione, è persino inutile approfondire questo aspetto, l'accademia, la ricerca e la formazione, e spero francamente che già a novembre si possa mettere in piedi un programma non occasionale, strutturato a medio e lungo termine di cooperazione tra i centri accademici e di formazione d'eccellenza del nostro paese e quelli singaporeani, che vi assicuro abbondano. C'è un altro contesto, se vogliamo più ampio, che invece attiene più direttamente al lavoro delle istituzioni, anche le istituzioni politiche del nostro paese, che riguarda il rafforzamento per l'appunto della cooperazione politica con Singapore. Perché Singapore continui a conservare la centralità che in questo momento ha nell'area, è indispensabile che il tutto avvenga in un contesto politicamente
solido e favorevole allo sviluppo di queste attività. Singapore lo sa benissimo. Singapore è un paese che ha costruito tutto il suo benessere negli ultimi 50 anni su una capacità straordinaria di mantenere un equilibrio in uno scenario molto complesso. Un equilibrio tra le grandi potenze, equilibrio tra dinamiche economiche e commerciali, spesso e volentieri difficile interpretazione, è riuscito a farlo in maniera straordinariamente efficace. Come possiamo fare noi, come governo italiano, per rafforzare ulteriormente questi legami con Singapore? Tanto per cominciare, approfondire il dibattito con l'ASEAN. Quest'anno Singapore ha la presidenza dell'ASEAN, c'è un interesse molto nuovo e abbastanza concreto da parte italiana nei confronti dell'ASEAN, è stata costituita qualche anno fa, ma da quest'anno è veramente operativa, un'associazione Italia-ASEAN che è presieduta da Enrico Letta e che quest'anno a Singapore ha tenuto un forum ad alto livello molto importante, cui ha partecipato anche il vice primo ministro singaporeano Tharman. Il riscontro quindi c'è, è evidente, si tratta, come dire, di consolidare ulteriormente questo interesse. Il secondo è lavorare perché Singapore continui, e l'Italia continuano entrambi, a muoversi in un contesto favorevole al libero scambio e alla libera navigazione. Troppo a lungo ci è sembrato scontato che il sistema multilaterale degli scambi, le sue regole fossero ormai un dato acquisito, così non è, ce ne stiamo rendendo conto. Singapore è perfettamente consapevole del fatto che da questo sistema dipende tutto il suo benessere e tutta la sua capacità di sviluppo ulteriore. È indispensabile che anche da parte nostra ci sia un riscontro tangibile a questo tipo di inclinazione. Faccio presente che l'accordo di libero scambio Singapore-Unione Europea in questo momento attende la ratifica del Parlamento Europeo. Sarebbe forse opportuno che non si perdesse un'occasione importantissima per rilanciare ulteriormente la cooperazione in questo settore tra i nostri due paesi. Io mi fermerei qui semplicemente ringraziando SRM per la visita che ha compiuto a Singapore qualche mese fa, che ha molto aiutato anche noi a rinsaldare ulteriormente legami con l'autorità portuale di Singapore, e soprattutto invitandovi a venire a Singapore a fine novembre. Lo dicevamo prima, si sta formando una delegazione molto qualificata, avrete la possibilità di incontrare la comunità italiana nel settore che, come dicevo, è particolarmente coesa e soprattutto dal mio punto di vista è un esempio spettacolare di come si possa fare sistema pur restando attori indipendenti nel settore privato. Io credo che dalla comunità dello shipping italiano lì a Singapore derivi gran parte del supporto alle attività istituzionali che l'ambasciata e l'ICE svolgono lì ogni giorno. Quindi sono particolarmente onorato di potervi introdurre ai vostri colleghi singaporeani, tenendo presente peraltro, e lo dico incidentalmente, che noi ogni mese organizziamo un incontro informale, ci scambiamo le idee, è una comunità molto coesa e soprattutto molto generosa anche nello scambio di informazioni. Insomma, incontrarli sarà senz'altro utile per tutti. E soprattutto perché ci sarà la possibilità, per l'appunto, di dare carne, sangue ed ossa a delle prospettive di cooperazione che in questo momento sono ancora teoretiche e che invece, secondo me, sono già mature per essere ampiamente approfondite. Io credo di potermi fermare qui, vi ringrazio nuovamente e vi aspetto a Singapore a novembre. Grazie. Grazie ambasciatore. Verremo presto a Singapore, senz'altro, è uno dei posti più piacevoli da vivere a Singapore, fortunato lei. And now I will give the word to Professor Mai-Feng Luo of the Hong Kong Polytechnic University, who will tell us what he thinks on the Mediterranean Sea. Please, Professor, and thank for being here with us. Thank you very much. First of all, thank you very much for the invitation. And this is my first visit to Italy, and I found that the scenery in here is very wonderful. And every buildings in Italy have a long history, and this really amazed me. And also the arrangement of the SRM is wonderful in the past 2 days, and that also makes me very happy. So in response, I also want to say something to make you happy, okay.
So what I want to talk about is the from, by the way, I'm an associate professor in the Department of Logistics and Maritime Studies in Hong Kong Polytechnic University, and also the director of IMC Frank Cho Maritime Library and the Research Development Center. And this center is supported by the industry members, IMC Frank Cho Shipping Company. And now the second generation of this IMC is taking over the business. But we still get a lot of support from these shipping companies. My research area is mainly in international shipping, economics, market, policy, and management. So I'm mainly doing some kind of soft analysis rather than optimization or how to do expansion project, but on how to manage to get the most benefit from shipping and port activity. And one thing I'm always brief is big does not necessarily means good. Right means good. Okay, so that's why I want to say that in response, I want to say something here to also make you happy, because here I see that you are doing the right things, not like the people's working on international shipping in the major shipping route. They are not really doing the right thing. Okay, that's why. Let's see why. Okay, let's first look at the current situations from the world shipping market. And from the supply side, after the 2008, we have experienced a lot of bad things, like the 2008 financial crisis and the euro crisis, and then the Brexit, the away from the UK, leave the European Union. And the second one, not so good thing, is the trade barriers that we can see after Trump becoming the US president. And then the strong emphasis on American first. And then he want to negotiate bilateral trade agreement with every other countries. And always want to make something from this negotiation. And this makes the world trade back to the previous period, when people have a very high, or country have a very high trade barriers. And trade wars, and also the quantity easing efforts of the major companies, major countries, in order to counteract the impact of the global financial crisis. Okay, and the third trend in many countries is the downturn of the real economy, the production and the trade of the real products and the services. Most of the countries, like China, put too much emphasis on, for example, real estate market, the stock market, the financial market, but not too much on the production, manufacturing activities. Okay, the bubbles is becoming big. And the supply side reforms in the mainland China, because mainland China, we find that there is overcapacity in the supply, and then try to reduce this supply side, like the overcapacity in the steel production. And so we have to export a lot to support these factories, and this made the world steel supply, for example, too much, and the price becoming very low. And then in the other effort is the coring of the real estate in mainland China, and this also have some effects on the international trade of the raw materials. And the Cold War, and also the regional instability, and this also will have a negative impact on the international trade. And also, recently, people have a growing awareness of the environmental efforts of the environmental impacts from global shipping, and they want to also reduce emission from shipping, and this necessarily also reduce the trade
or the supply capacities of the shippings. So all this have some negative impact on the future demand of the global freight transportation. And there are also some good news, for example, the OBOR or the BRI initiatives from mainland China. And we always say that this, we hope this becoming the global economy 2.0. And after the US want to withdraw from, for example, many of the trade agreements, and then hope this can be a new initiative for the world economy, for the world trade. By the way, I'm very happy to see that Italy is enthusiastic about the BRI initiatives, and I think that as long as both sides can benefit from these initiatives, and it is a good thing that we should do. Okay. And also the further open up of China, and China is changing from an export-oriented country to a somewhat consuming-intensive country. So in the future, maybe the trade imbalance of China with other countries will change, and China may turning to import more of the commodities and high value cargoes from all other countries. So these are some of the good impacts that may be happen in the future. So this is the possible trends or the factors that will affect world trade on the demand side. And on the supply side, there are also many not so good news. For example, the technology progress in shipbuilding. And it's easier and cheaper to build bigger ships, So ships are cheaper and built faster. So in the future, maybe the usual shipping cycle may not be so obvious in the shipping industry. Okay. A second is the QEs, and the QEs will result in lower capital cost. And when the capital cost is low, the ship owners, when they make the decision to invest in a ships, they will consider less. They will be less conservative and less concerned about the future uncertainties in shipping. And this will result in maybe overcapacity in shipping. And the ships are larger. And when this larger ship come in, they are able to offer even lower freight rate because of the economic scales. And then this will result in higher competition. Okay. And the next one, information transparency, because many people are talking about applying new technologies, and this will result in information, reduce the information asymmetry, make information more readily available to the people who want it, and this will also reduce the transaction cost. So when transaction cost is reduced, the entry barrier of the shipping industry is also reduced, and then the competition will also be high. E-commerce, digitization, and artificial intelligence, it will also reduce the effort and the cost in the shipping industry, and maybe also increase the supply of shipping industry. And the result is the world freight can be added and operated at lower cost in shorter lead time. Means whenever you want a ship, and it will take less time from you want a ship to get a ship and put the ship in the active shipping fleet. And that will reduce the possibility or the time for the shipping company to get the higher than normal rent in the shipping activity. So this supply and demand trends will affect the market in the future. So the market situation today is that
we have higher concentrations and lower freight rate. We always have, we're talking about that the top four or five shipping companies, they are controlling more and more capacities of the active world fleet. And no, furthermore, we have the largest liner alliances. And they are competing very actively in the global major shipping load, and this results in the very low freight rate. And so most of the time, this top 10 liner shipping companies in the world, they're hard to stay profitable. And I will explain use graph later. And demand is lower, and the high competition is in the east-west road. And this is the bad news for them, but not, it's a good news for the short sea shipping sectors. So it's a good prospects in short sea shipping. In short shipping in Intra-Asia, we also have short sea shipping in Asia regions, and also north-south trade in short term, and also the Mediterranean Sea trade, and may converge in the short term. It is very good, and also in the long term, this may also affect the short sea shipping sectors. The factors I said before may also affect the short sea shipping sectors in the long term, because when people feel that they can get less profit in the middle trade routes, they will try to shift their capacities in the short sea shipping. And this will intensify the competition in short sea shipping. I know at the current time, the competition in the short sea shipping sectors is not as bad as that in the middle trade route. Okay. And these are the graphs to show the level of market concentration and the share of large ships and the earning per day in container shipping sectors. And from this, you can see the top four large shipping companies control 54% of the world capacities, recently. And the earning per days, the yellow lines, as indicated by the yellow line, is very low after the financial crisis. And also the capacity is increasing over time. This is the contradictory in the major trade routes. And it's hard to stay profitable. And this figure shows after the financial crisis in these 10 years, most of the time, the major shipping line have negative operating margins. And I counted, and these are the average operating margins of this top liner shipping companies that is publicized, because for the not publicized shipping company, we don't get the financial statistics. So if you count how many quarters they are losing money or they have a negative operating margin, and how many quarters they have positive one, and you can see that around 57.5% of the time they are actually losing money. And the source of the information are coming from Alpha Liner. And this shows the trends of liner alliances. Although liner alliances are not supposed to negotiate or agree on the common prices, but actually they will form some kind of cooperation to coordinate on the capacity, at least. And this shows the market share of the major alliances on the major trade route. You can see that from Far East Europe route, 99% of the capacities are controlled by these three major alliances. In the Trans-Pacific, 92% of the capacities are controlled by these three alliances. And this one is one made by ourselves based on the data from Alpha Liner. It shows
for each liner shipping companies, what are their average ship size and the world average ship size over time from 2001 to 2015. And from this, you can see that you can see the companies above this line, that is, the companies have large ships, they are actually the companies losing money. And the companies below this solid line are the companies actually have some positive operating margins, like this triangle is one high, and also SITC. These are the small liner shipping companies that are operating in the short sea or intra-regional trade. Okay, and this one, just used to show the trend of ships becoming larger. Okay, from 2008, you can see that the number of ships becoming have a different trend, like as the average ship size changes. Okay, so this shows that large ship, there are more larger ships in the active world fleet. And these are the changes, and what will be the changes, and what will be the result of these changes. Okay, so the first is, the most of the shipping companies try to use the economic of scales to reduce cost. But most of the ways to reduce cost are used up these days. So in the future, they will try to use new technologies like the automatic ships or e-commerce platform to reduce middleman maybe to reduce cost. And the technologies to further reducing cost or further specialization in the shipping, liner shipping sectors are on the way. And this in the future may be will also affect the regional trade. For example, for the cost-wise trade, and it's the most possible area that the unmanned ship can be used. So this talks about what drives possible changes. So what includes two sectors, so two areas, what and the possible changes. The possible changes are this middlemen should be going away, and this maritime law, safety regulations, and ship standard will change because of the technology change. And the shipyards may have some business models that is different from what we have now. And independent ship owners, this may be not good for the Greek ship owners. They will have more difficult time to survive, independent ship owners. This we can see that as long as whenever we have a shipping dips or the low freight rate time, when demand is low, the first ship that is laid off is always the ships belong to the independent ship owners. Okay. And then the impact on the short sea shipping. I know that the main interest in the short sea shipping for Mediterranean Sea shippings, I think that although the traffic volume through the Mediterranean area is increasing over time because of the open up of the Suez Canal, but they are just through traffic. And it will not bring a lot of benefits to the ports and the regions in this area. So we also have to think about what is right for us, for people in the in this area. And the new technologies also may affect the short sea shipping, like the unmanned ships. And then the resulting change in shipping law, safety standard, and business practice, and also environmental protection measures. I know that you have already done a lot on the environmental protections. And this is also the slides given by SIM talking about the shipping loads in the this area. What I want to say is in this area, the bad situations in the world shipping market is somewhat not affecting this area. So it's a good news
Thank you very much. If you have any questions, you can contact me this evening. Okay, thank you. Thank you very much, Professor. It was an honor to have you here and to receive your contribution. Thank you. E adesso, prima di passare alla tavola rotonda, la vorrei chiedere al professor Profumo di introdurla. Grazie, professor Profumo, per essere qui con noi. E prego. Grazie. Innanzitutto, permettetemi di ringraziare il presidente Barracco, il direttore De Andreis, il presidente Scudieri, per ancora una volta averci invitato ad una presentazione così interessante e soprattutto così piena di contenuti. Purtroppo non riesco a fermarmi alla tavola rotonda e mi avrebbe fatto molto piacere partecipare, però vorrei lasciarvi alcune considerazioni. È chiaro che dai numeri che ci sono stati presentati questa mattina è evidente come questo settore sia un settore in grande crescita, nonostante la lunga crisi attraverso la quale siamo passate e nel quale il nostro Paese può giocare un ruolo importante. Quindi credo che gli elementi di base siano elementi estremamente positivi e anche per il sud del nostro Paese, che molte volte viene considerato come la parte più debole del Paese. In questo caso, effettivamente, gli investimenti che sono stati fatti, le buone policy che sono state messe in atto, la gestione, soprattutto con questa nuova governance dei nostri porti, indubbiamente va nella direzione corretta. Però io vorrei partire da un tema che credo lo sappiate, mi sta particolarmente caro, e sono le parole dell'amico Panaro. Nel senso che lui ci dice, oggi siamo nel 2018, i programmi, voi lo sapete, i programmi europei sono settennali, è partito nel 2014, terminerà nel 2020, quindi 2014, 2015, 2016, 2017 e metà 2018, 4 anni e mezzo su 7, il nostro Paese ha speso sul PON infrastrutture 6% e il Sud il 3%. Allora, qui bisogna che facciamo una riflessione seria, signori miei, perché non possiamo andare avanti così quando i paesi dell'Europa, quelli appena entrati, spendono o vanno in overspesa rispetto ai finanziamenti che vengono loro concessi. E questo nostro paese, che avrebbe bisogno di risorse, effettivamente non riesce a spenderle. Io non credo che noi siamo meno capaci degli altri, e neppure che siamo troppo diversi dagli altri. Noi qua abbiamo un problema di competenze. Questo è un tema che purtroppo ogni anno ce lo ripetiamo, però mi sembra che ancora fatichiamo ad avviarci verso un sistema di tipo diverso. L'ambasciatore ci ha detto chiaramente gli investimenti che ha fatto il Singapore sia sul tema della formazione, cioè vuol dire sulle competenze fondamentalmente, che sul tema dell'innovazione tecnologica, gli investimenti infrastrutturali, cioè c'è tutto un cotè complessivo che solo se lo prendiamo per le corna effettivamente possiamo dare una spinta necessaria, perché questo è veramente uno degli elementi centrali di crescita del nostro Paese, indipendentemente dalla politica, indipendentemente dai governi. Noi abbiamo bisogno che il nostro Paese torni ad essere competente. Allora, adesso io credo che le parole ne abbiamo già spese troppe in questi anni. SRM ha dimostrato di essere un attore estremamente importante, l'Università Federico II è un altro attore importante, mi dispiace che oggi non ci sia qua il rettore. La Compagnia di San Paolo, voi lo sapete, ha un territorio di riferimento che è fondamentalmente il Piemonte e poi si allarga alla Liguria per una situazione contingente di difficoltà della Liguria e poi ha una relazione storica molto importante con questo territorio a cui io tengo in modo particolare. In particolare ci sono due settori sui quali investe. Uno è una convenzione con l'università,
una convenzione pluriennale, tra l'altro di ottimo risultato, nel senso che l'Università Federico II ha sempre interpretato questa convenzione nel modo migliore che potesse, quindi con ottimi risultati. La stessa cosa possiamo dire nei termini dell'intervento, dell'accompagnamento con SRM. Noi siamo estremamente contenti, ma io credo che dobbiamo fare qualche cosa di più. E che cosa io vi propongo? Io vi propongo che per l'anno prossimo una parte del rapporto sia sui due temi fondamentali. Il primo è domanda di competenza e come riuscire a far partire un programma di competenza, che significa fondamentalmente un programma di formazione. Formazione a diversi livelli. Voi avete capito che qua le cose stanno diventando molto complesse. C'è un tema strettamente connesso ai dati, sia in termini di scienziati dei dati, numero forse limitato, ma soprattutto di analisti dei dati. C'è un tema collegato ai rischi che sono connessi a questo mondo che sta cambiando velocemente. C'è un tema energetico, è stato posto in qualche termine, questo tema dell'LNG è un tema estremamente importante. E alcuni porti, non ultimo Malta, mi sembra, si stanno attrezzando per questa cosa. Questo sarà un elemento di selezione. La nostra attenzione rispetto all'ambiente è sempre più importante e quindi credo che... Poi c'è un tema più generale di management di sistemi complessi, sistemi logistici, sistemi di interazione, sistemi soprattutto che guardino anche ai rischi complessivi di questi tipi di sistemi. Allora... Io credo che una prima tema debba essere questo. Un secondo grande tema debba essere quello di confrontarci rispetto agli investimenti fatti in tecnologia negli altri grandi paesi. Io credo che un riferimento sia certamente Singapore, ma ne abbiamo anche un altro molto meno lontano, che è Brema. Voi credo che lo abbiate capito dalle parole, gli investimenti che stanno facendo questi paesi per essere pronti alla situazione di oggi, ma soprattutto alla situazione di domani mattina. E come voi sapete, entrambi gli investimenti, quello in formazione e quello in tecnologia, in innovazione, è certamente ha bisogno di tempo, perché c'è un tempo naturale, c'è un ritardo naturale dal momento in cui si avvia al momento in cui viene realizzato. Poi c'è tutto un tema connesso all'open innovation, è stato detto. Adesso attraverso le ZEV noi abbiamo una grande opportunità, che significa che all'intorno del porto si può creare un ecosistema con regole, che sono regole che facilitano questi tipi di rapporti e che probabilmente, se utilizzati nel modo corretto, potrebbero diventare di grande interesse. Allora la mia proposta è la seguente, che la Compagnia di San Paolo, per i prossimi 3 anni, tra l'altro noi stiamo rinnovando la convenzione con l'Università di Napoli e quindi io nei giorni prossimi vedrò il Rettore, io gli proporrò che una quota delle nostre risorse, delle risorse che condividiamo con loro, siano indirizzate a questo settore. Noi non possiamo fare tutto, dobbiamo fare alcune scelte. Quello che io sto dicendo in molte occasioni è che la Compagnia di San Paolo può mettere una leva. Leva che significa che cosa? Significa che poi attiva altri meccanismi che consentono di portare risorse molto più grandi di quelle che può mettere in gioco la Compagnia di San Paolo. Allora, se pensiamo al PON infrastrutture e pensiamo che a oggi a 4,5 sui 7 abbiamo speso 6%, voi capite che abbiamo un 94% di risorse, che sono risorse enormi, che in questo momento non siamo capaci di spendere. Per quali motivi? Probabilmente c'è un tema certamente di burocrazia, c'è un tema, ma non dobbiamo solo nasconderci dietro questi temi, abbiamo anche un tema di competenze. Quindi al più presto dobbiamo acquisire competenze che in questo territorio siano in grado di far avviare un meccanismo che è un meccanismo che dovrebbe essere naturale a questo punto, no? E non possiamo più perdere tempo, perché se non lo facciamo non c'è... Dall'altra parte, attraverso il contributo per SRM, noi possiamo aiutarvi ad indirizzare una parte dello studio su questi 3 grandi temi che abbiamo detto, la formazione, la tecnologia e l'open innovation. Io sono certo che se l'anno prossimo
quando ci ritroveremo in questa sala, più o meno in questi giorni, riusciremo a aver dato un segnale forte in questa direzione, probabilmente ci troveremo con tutto quello che effettivamente noi abbiamo di buono, ma che dobbiamo sbloccare questa situazione. Ci abbiamo il 94% di risorse bloccate perché non siamo in grado di spenderle e dall'altra parte poi abbiamo bisogno di fare grandi investimenti. Allora questa mattina un giornalista mi chiede: ma secondo lei sono più importanti le competenze o le risorse? Io ho detto: non ho dubbi, la cosa più importante sono le competenze, le risorse poi si trovano, in questo caso particolare ce le abbiamo già, questo è il grande tema che dobbiamo porci ed è un tema paese, perché non è solo il tema del PON, abbiamo delle situazioni più o meno analoghe su tutti gli investimenti europei e poi abbiamo questo senso anti-europeista che è nato anche da questa nostra incapacità di utilizzare tutto quello che l'Europa effettivamente ci dà e che noi purtroppo no. Per chiudere, vi do due numeri che voi sapete quanto mi fanno male. Sul piano 2007-2013, quindi il settimo programma quadro corrispondente a quello, sui fondi strutturati noi abbiamo avuto a disposizione 100 miliardi. In parte di finanziamento diretto, Sergio lo sa benissimo, da parte dell'Europa, in parte in cofinanziamento. Al termine del 2013, quindi al termine dei 7 anni, avevamo speso il 30% e avevamo impegnato il 70%. Il 70% sui fondi strutturali era stato impegnato in 790.000 progetti. Se voi dividete 70 miliardi diviso 790.000 progetti, diventa circa 90.000 euro. Quindi vuol dire i grandi progetti infrastrutturali, stiamo parlando di questi, di questo Paese, invece di essere utilizzati al fine di far crescere il Paese, di farlo allineare agli altri Paesi, ma noi siamo più bravi di tutti gli altri, non abbiamo dubbi da questo punto di vista, ma siamo incapaci veramente di gestire le cose complesse. Perché poi allora, io credo che abbiamo tutte le caratteristiche per fare questa cosa. Tenete presente che questa... Io mi sono convinto che è una scelta politica e la scelta politica è che abbiamo pensato che il consenso si ottenesse attraverso una distribuzione che è parcellizzata delle risorse e che non porta a nulla, porta alla situazione che abbiamo oggi. Quindi mi scuso di questa mia introduzione, se volete, un po' anomala, ma io credo che questo diventi il problema del Paese, che sia il problema del Paese. E sono, guardate che noi siamo un Paese in phasing out, non ne avremo più risorse di questo tipo, il che significherà che le cose diventeranno molto più complesse perché non avremo neanche la chimera di avere quale risorse e non le utilizziamo. Grazie molto, buona giornata a tutti. Bene, io ringrazio molto il professor Profumo, che dovrà andare via, per essere stato qui con noi. E prima di passare la parola a Massimo De Andreis per la conduzione della tavola rotonda e naturalmente chiamare Manuel Grimaldi, Francesco Guido, Mario Mattioli, Stefano Pan e Pietro Spirito a prendere il nostro posto, volevo fare gli auguri più sinceri al nuovo presidente dell'Unione Industriali, Vito Grassi. Bravo, coraggio, buon lavoro da parte di tutti noi. Grazie, invito i relatori a salire al tavolo. Prego, invito per favore i relatori a prendere il loro posto.
Bene, allora abbiamo avuto una prima parte molto intensa, molti dati, molte riflessioni. Credo che l'intervento del professor Profumo sia particolarmente centrato per introdurre questa tavola rotonda, che è ricca di personaggi che hanno un ruolo molto importante nell'economia italiana e del Mezzogiorno, non soltanto nella dimensione più strettamente, diciamo, marittima o portuale, ma anche quella finanziaria, e naturalmente penso a Francesco Guido, direttore generale del Banco, al mondo di Confindustria rappresentato dal vicepresidente Stefan Pan, e poi naturalmente ho già citato la dimensione prevalente, che è quella su cui abbiamo ragionato finora, cioè quella del mondo dell'economia marittima, che è rappresentata da un grande e importante armatore, Emanuele Grimaldi, e da Mario Mattioli, che è presidente di Confitarma, oltre che indirettamente, nel senso che poi il porto appunto è l'hub terminale di tutta questa economia, cioè Pietro Spirito, presidente dell'autorità portuale. Io penso che per tutti vi accompagnerò, diciamo, con una domanda a ciascuno, ma la base della domanda per tutti è una vostra riflessione iniziale sugli scenari che abbiamo visto, cioè quello che ci sta intorno, e come ciascuno, nella dimensione del proprio lavoro e quindi della propria parte di attività, vede l'evoluzione e cosa possiamo fare per andare nella direzione indicata da Francesco Profumo, perché oggettivamente non c'è più moltissimo tempo e abbiamo forse una finestra ancora favorevole, non soltanto per il tema finanziario dei fondi europei, ma anche perché appunto tutto questo traffico che ci passa vicino è una leva, e anche sicuramente l'operazione ZES, anche se ha delle motivazioni differenti, non è partita anche da un ragionamento di contesto che aiuta, deve aiutare anche lo sviluppo del Mezzogiorno. Io seguirei l'ordine che abbiamo previsto, quindi partirei da Emanuele Grimaldi. Non ha bisogno di presentazione, però bisogna dirlo, perché è un orgoglio di questa realtà. Uno dei più importanti armatori a livello mondiale, una flotta di oltre 130 navi, 120 porti toccati, 47 paesi nel mondo, 13.000 occupati diretti e 23.000 di indotto. Mi sembra che siano numeri che parlano da soli. Presidente, a lei la parola. Grazie. Desidero prima di tutto ringraziare il padrone di casa, Maurizio Baracco, e anche il direttore De Andreis, il dottor Panaro. Effettivamente oggi abbiamo ascoltato delle cose molto, molto interessanti sullo shipping. E ultimo il discorso, quello che io vorrei mutuare dal discorso che è stato fatto dal professor Profumo, è che noi in Italia abbiamo sempre ragionato un po' che il piccolo era bello, e invece non è così. Gli americani hanno sempre detto big is beautiful, è un po', bisogna cambiare, voglio dire, perché purtroppo, perché vengono intercettati fondi da 90.000 euro? Perché sono micro aziende che intercettano. I grandi progetti hanno bisogno di decine di milioni di euro, centinaia di milioni di euro, e devono partecipare le grandi imprese, perché certo sennò il rischio sarebbe esagerato. Quindi questo big is beautiful va. E poi l'altro aspetto importante, noi queste concentrazioni stanno avvenendo nel mondo, e io chiedo alle banche, visto che ci troviamo in una grande banca, di assecondarle. Oggigiorno invece in grandi parti del mondo, e soprattutto per spesso sistemi neoprotezionisti, si ostacola. E ostacolare oppure cercare di sviluppare dei settori in cui non abbiamo la vocazione. L'economia mondiale non propone questo. Di fronte all'economia mondiale noi dobbiamo verificare quali sono le nostre vocazioni, dove siamo bravi, e questo non avviene per caso. Se ci sono in alcuni settori degli operatori che diventano i migliori al mondo, questo non avviene per caso, questo avviene per un lavoro che viene svolto duramente negli anni,
e per generazioni molto spesso, che ti portano a diventare probabilmente uno degli attori più principali nel mondo. E quelli là vanno assecondati. È inutile probabilmente spendere tanti soldi, se non per un atterraggio mobile, questo è un atterraggio più diciamo morbido, per aziende che sono in settori che non hanno un futuro per l'economia probabilmente italiana. Quindi bisogna un po' cercare di capire un po' dove sono le eccellenze e lavorare su queste eccellenze, naturalmente soprattutto anche sulle infrastrutture, per sviluppare delle infrastrutture che siano grandi, perché quando sentiamo questi numeri, io pure vengo la settimana scorsa, due settimane fa, io ero a Hong Kong, a Dubai e a Singapore, e si vede, voglio dire, c'è un altro mondo che si sta sviluppando, ecco. E se uno vede anche dal punto di vista del tonnellaggio mondiale, oggi tra i più grandi costruttori al mondo sono tutti nel Far East, le navi, lo sappiamo che sono i giapponesi, i cinesi e i coreani. E ovviamente in una nicchia gli italiani, che è la nicchia delle navi da crociera, ma se vogliamo mettere in prospettiva quello che è il mondo dello shipping, le navi da crociera sono 500 su 90.000, le navi importanti sono 90.000 navi. Le navi contenitori, di cui abbiamo parlato oggi diffusamente, che è sicuramente uno dei settori più importanti, sono circa 5.000 al mondo. E probabilmente ci sono un numero notevole, credo circa tra i 1.000 e i 2.000 navi, che sono tecnicamente obsolete per Panama. Cioè Panama ha reso 1.000 navi, le vecchie Panamax, totalmente obsolete, sono 1.000 e 2.000 navi. Purtroppo molti armatori europei hanno tante di queste navi qua. Mentre si vede che oggi c'è bisogno della nave tra 10.000 e 14.000, perché è la nave più grande che può passare per Panama e per Suez, e quindi ovviamente quelle sono le navi che verranno utilizzate, perché hanno delle economie di scala, non solo, ma anche dal punto di vista ambientale. Dal punto di vista ambientale, perché è chiaro che dal punto di vista della sostenibilità, oggi credo che più o meno una vecchia Panamax consuma quanto la 10.000. Quindi praticamente 5.000 contenitori viaggiano senza emettere, e le navi moderne addirittura possono permettere delle riduzioni delle emissioni, riduzioni dei consumi per navi diciamo più grandi rispetto a quelle più piccole che esistevano. Quindi c'è nel nostro campo grandissima innovazione, c'è grandissimo sviluppo. Vediamo che dalle cose più al di là delle grandi scelte, che se io dovessi fare una scommessa non credo che sia il gas, e ho il timore che quando il gas sarà pronto e quando ci sarà la distribuzione del gas, finalmente ci sarà l'idrogeno e le pile. Quindi il mio timore è che quando finalmente noi avremo una rete europea pronta per fare gas, sarà già sorpassato, perché noi dal punto di vista del CO2, delle emissioni, non ci dimentichiamo, il gas è un carburante fossile, non è che non partecipa al riscaldamento del pianeta e tutto il resto. Quindi oggi la soluzione veramente brillante credo che sarà quella dell'idrogeno, su cui noi punteremo molto, ma soprattutto poi l'idrogeno ha bisogno di essere stabilizzato e mantenuto, consolidato questo potere, quindi ci vogliono le pile, grandi pile elettriche. Quindi noi abbiamo bisogno di grandissime batterie elettriche, che noi già stiamo investendo moltissimo, credo che noi saremo i primi a sviluppare, sia sulle due navi nostre ammiraglie, insieme a Fincantieri, metteremo delle batterie per cui le navi in porto a Civitavecchia e a Barcellona emetteranno zero, perché saranno sulle loro batterie, e dai picchi di potenza recuperiamo, per cui le nostre batterie si ricaricheranno in navigazione. Quando la nave scende dall'onda, sul picco di potenza, prendiamo quella potenza e servirà per ricaricare le batterie. Così faremo per altre 12 navi che abbiamo ordinato, che sono le più grandi al mondo per il trasporto RoRo, e che hanno una capacità di circa 500 camion e che hanno più o meno le stesse emissioni in media di una nave da 100 camion. Questo perché ovviamente abbiamo investito moltissimo su tutto quello che esiste. Abbiamo, che cosa? Abbiamo provato, diciamo, prima di tutto c'è questa economia di scala che aiuta moltissimo.
il fatto di essere una nave grande aiuta moltissimo. Poi abbiamo le pitture siliconiche che possono aiutare fino a un 12, 13, 14%, quelle di ultima generazione. Poi abbiamo un cuscinetto d'aria che passa sotto la nave e uno scafo particolarmente piatto che non permette all'aria di uscire, quindi di rimanere sotto durante la navigazione. Poi c'è il Promalight, che è uno speciale bulbo che viene usato vicino al timone, da un altro 10%. Poi le migliori eliche, facendo dei grandi studi, noi spesso abbiamo cambiato eliche su navi nuove, navi nuove con eliche di, non faccio i nomi, ma di grandi aziende, tra le più grandi al mondo, le abbiamo cambiate e ridisegnate, riuscendo a ottenere fino a un 20% di risparmio. Quindi oggi ci sono tante tecnologie che non vengono utilizzate o vengono utilizzate in maniera marginale e si possono ottenere anche con i retrofit. Abbiamo fatto interventi di oltre 200 milioni di euro su navi già esistenti per migliorarle e per migliorare la loro prestazione sia ambientale, ovviamente il rovescio della medaglia è l'energy saving, cioè siamo riusciti a risparmiare, credo, nel gruppo circa 500.000 di tonnellate anno. Pensate che sono cifre grosse. Io ho sentito che tutto quello che viene comprato in Italia sono 170 milioni di tonnellate di petrolio. 1,5 del consumo del gruppo Grimaldi, quindi siamo 1% di consumi italiani del carburante sulle 120 navi, che ovviamente hanno 200-300 motori, perché le nostre navi molte viaggiano anche a velocità sostenute con 4 motori. Quindi tornando adesso al settore dello shipping, abbiamo sentito parlare anche di petrolio, che sicuramente l'energia è uno dei più grossi traffici che esiste al mondo, il 20-30%, ma mi soffermerei un po' sulla parte short sea di cui noi, dove noi operiamo, il nostro settore. È un settore sicuramente di eccellenza, non solo italiana ma europea, perché il 75% di tutti i traffici che si muovono dal punto di vista dei camion sulle navi si muovono in Europa. Quindi le tre zone che più o meno sono uguali, mi fa molto piacere di aver letto dalla relazione del professore di Hong Kong che il Mediterraneo è diventata la prima area al mondo, seguita praticamente dal North Sea e dal Baltico, però più o meno siamo sugli stessi numeri, siamo sui 10 milioni di camion che si muovono sia nel Mediterraneo sia nel Baltico sia nel North Sea. Tanto per menzionarlo, ma comunque noi siamo, la Grimaldi, anche la prima compagnia del Baltico, perché la Grimaldi è proprietaria della Finnline, che è la prima azienda del Baltico, quindi diciamo abbiamo un primato non solo nel Mediterraneo ma anche nel Baltico, oltre a essere nel mondo, perché il secondo e il terzo operatore dopo di noi sono un danese e uno svedese, che sono rispettivamente DFDS, che è entrato in una zona importantissima che voi avete menzionato, perché ha comprato la società turca che opera su Trieste e che muove circa con 10 navi grandi un carico molto importante dalla Turchia verso l'Europa. Noi facciamo quasi tutte le macchine costruite, cioè mentre loro trasportano i camion, noi trasportiamo le automobili del gruppo Fiat Chrysler, della Ford, della General Motors e anche di alcune case straniere, diciamo coreane e cinesi, che operano in Turchia. Quindi diciamo il numero, poi dopo c'è tutto il traffico passeggeri che nei ferri sfugge perché è estremamente polverizzato, ma è mostruosamente grande. Io ho provato a fare la domanda a 10 armatori chiedendo: secondo voi quanti sono le persone cosa? E vi dico che sbagliano gli armatori, sbagliamo da 1 a 100. Cioè il numero è pazzesco, i passeggeri che si muovono sui ferri sono 2 miliardi e 250 milioni, 2 miliardi e 250 milioni, quelli che si muovono sugli aerei sono 2-3, quindi il numero della gente che si muove sui ferri è pazzesco. Naturalmente contribuiscono molto le isole, ma noi abbiamo delle grandissime isole, perché, diciamo l'economia della Sicilia è paragonabile a quella di, ed è superiore a quella di parecchi stati membri della Unione Europea, e anche la Sardegna è importantissima, c'è un traffico solo passeggeri per la Sardegna di circa 3-4 milioni l'anno, quindi sono numeri molto importanti.
Quindi il traffico delle automobili è pazzesco. Si producono nel mondo circa 70-80 milioni di automobili all'anno. Il traffico sulle navi RoPax, che sono 260 milioni di automobili. E le navi che vengono impiegate sono forse, se si mette insieme il settore RoRo con RoPax e con le RoRo per le automobili car carrier, stiamo parlando di circa 10.000 navi. Quindi forse la categoria più grande al mondo, se si mette insieme nei tre settori in cui noi operiamo. Quindi non è, veniva visto e si discuteva come se fosse una nicchia, io non credo che sia una nicchia. Probabilmente non c'è stata abbastanza concentrazione, perché essendo molte, considerate molte linee molto locali o nazionali, è molto difficile riuscire a fare, non vi dico, io ogni azienda straniera che ho comprato è stata una guerra patriottica. Cioè, quando ho preso Malta sembrava che se ne cadeva Malta, e sono dovuto andare dal primo ministro al presidente della Repubblica a riassicurare cose. Non vi dico con la Finline, cioè, voglio dire, sono venuti pure i servizi segreti a parlare con me. Dice, noi non siamo della NATO, ma voi che cosa volete fare? E ovviamente porti e infrastrutture in Finlandia, vicino alla Russia, l'argomento è di grandissima sensibilità. Ma la stessa cosa vale per la Grecia, ancora oggi. Cioè, dicono che noi vogliamo aprire delle linee per Santorini e per Mykonos, perché vogliamo aprire con la Minoa, una società greca. Dice, ma qua c'è una deellenizzazione della Grecia. Dice, come mai vuole entrare su un'attività che viene fatta dai greci? L'Unione Europea se la sono dimenticata. Cioè, noi abbiamo la possibilità, poi lo facciamo con marittimi greci, con una società greca. Quindi purtroppo devo dire è molto difficile. Un'altra società che noi avevamo quasi comprato, siamo arrivati al 49%, si sono uniti le banche, le aziende, tutte quante, per arrivare al 51% e riuscire a bloccare l'invasione di Grimaldi in Grecia. Cioè, questo si diceva. E quindi mi hanno detto, va bene, ti diamo un paio di navi, un paio di rotte, però fai bravo e rivendici il 49%. E così è stato. Cioè, quindi dico, c'è uno sforzo enorme in questo settore ed è molto difficile a crescere. Abbiamo partecipato alla vendita di una società polacca. Sembrerebbe che abbiamo fatto la migliore offerta. Il management è venuto da noi, vogliamo diventare del gruppo Grimaldi. Arrivato il ministro ha detto, no, adesso è un partito nazionalista populista. Ha detto no, non se ne parla proprio, avete vinto ma noi abbiamo scherzato, la società non si vende più, purtroppo. Quindi è molto difficile crescere e noi abbiamo bisogno anche di un aiuto da parte delle banche e delle istituzioni per favorire questa crescita, perché molto spesso noi abbiamo le risorse, quindi non è che chiediamo alle banche le risorse per poter, credo che le abbiamo anche già disponibili. Però il problema è molto politico. D'altronde, quando si capisce, l'abbiamo fatto anche noi, quando si doveva vendere l'Alitalia, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni, non l'abbiamo venduta perché l'Alitalia è un pezzo d'Italia. La Finnlines, una società di 70 anni, in un paese che ha solo 100 anni di storia, che è la Finlandia, ovviamente era un'icona del paese. Quindi prima di vendere la Finnlines a Grimaldi, diciamo, non è che è stato proprio un passaggio facile. Perché ovviamente poi un paese che si sente un po' fuori alla periferia dell'Europa e circa il 70% di tutto quello che viene trasportato in Finlandia viene trasportato dal gruppo Grimaldi. Quindi si può anche capire, la stessa cosa un po' è stata con Malta, un po' come con Creta, con la Grecia e con altre società anche nel nord Atlantico, con l'Atlantic Container Line, poi tutte società quotate, quindi è stato abbastanza complesso. Quindi tornando adesso al discorso del settore short sea, è un settore molto grande, è un settore molto importante che può crescere moltissimo. Molti ritengono che per esempio gli investimenti che noi abbiamo fatto sono molto ambiziosi, perché effettivamente con le nuove 20 navi che abbiamo in costruzione invece sono tranquillissimi, perché le 8 navi car carrier, pur essendo le più grandi al mondo, lavorano e hanno contratti con la Fiat Chrysler e sostituiranno navi che noi già operiamo, e le 12 navi, queste qua molto efficienti, il loro riferimento e le nostre aspirazioni non sono quelle di prendere il carico di altri armatori, perché peraltro sono molto modesti,
quelli che operano nel settore, ma è quello di levare traffico dalla strada, e noi ci siamo riusciti ampiamente, e levare traffico anche probabilmente dove la ferrovia non è molto competente né efficiente. Non ci dimentichiamo che in Europa molto spesso ci sono anche differenti scartamenti e ci sono leggi che non permettono ai guidatori di treni di poter... Per cui la nostra competitività è sicuramente superiore al 100% rispetto anche al trasporto ferroviario. Quindi non abbiamo dubbi che queste navi potranno permettere, anche perché, ripeto, la loro efficienza e produttività è superiore del 100% rispetto al meglio che esiste oggi in giro. Cioè le 12 navi da noi progettate con questi architetti navali sono del 100% più efficienti da tutti i punti di vista. Dal punto di vista del costo della nave, quindi ammortamenti, dal punto di vista dell'efficienza energetica e dal punto di vista, quindi questi permetteranno un ulteriore grandissimo sviluppo del trasporto, del trasporto marittimo sullo Short Sea. E poi vorrei concludere parlando un po' del mare, visto anche non solo come risorsa, ma come risorsa da tutelare, e del grande senso di responsabilità che esiste oggi negli armatori. E vi assicuro che la metà del tempo, in tutte le associazioni, quella nazionale, quella europea e quella mondiale, i temi di cui noi discutiamo sono sicurezza e ambiente, oltre il 50% del tempo che noi dedichiamo. Quindi sicurezza e ambiente sono, i miglioramenti sono stati incredibili. Io devo dire che ho avuto pure l'onore di presiedere gli armatori europei quando sono subentrate le più grandi rivoluzioni. Una è il doppio scafo che abbiamo introdotto sulle navi petroliere, e l'altro grande, grandissimo, è stato lo Stockholm Agreement, che è stato esteso al Mediterraneo, quindi ha innalzato moltissimo la sicurezza. Ma poi forse la cosa più importante è la scatola nera che è stata messa e che ci permette di conoscere che cosa è successo sul sopra la nave quando ci sono degli incidenti. E quindi questo ha permesso di innalzare moltissimo la sicurezza. Dal punto di vista oggi del clima, ci sono state fatte delle richieste, pur essendo il nostro settore l'unico al mondo a ridurre le emissioni in termini assolute e relative. Questo ci tengo a dirlo, perché pur essendo cresciuto dal 2008 a oggi circa del 30% il trasportato, noi oggi abbiamo una riduzione di circa il 20-30% delle emissioni del settore marittimo. Nessun altro settore del trasporto, incluso quello aereo, ha performance nemmeno simili a quelle del settore marittimo. Quindi io ci terrei a dire che noi non siamo un problema, noi siamo la risoluzione del problema. Noi armatori, attraverso soprattutto la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le ambizioni che abbiamo con le navi del futuro, sicuramente possiamo partecipare, diciamo in maniera costruttiva, alla risoluzione del problema del riscaldamento del pianeta. Noi comunque abbiamo preso degli impegni molto seri, molto cogenti, che sono quelli di assicurare entro il 2050 la riduzione in senso assoluto del 50%. Siccome si ritiene che lo sviluppo dei trasporti sarà ulteriore, di un ulteriore 100% nei prossimi anni, questo vuol dire che la nostra riduzione in termini assoluti sarà al 25%, e ci viene richiesto probabilmente di avere un settore carbon free. Io questo probabilmente non fa parte, io non sarò vivo, sarà un problema dei miei figli e dei miei nipoti, però mi auguro di poter raggiungere questi obiettivi. Grazie. Complimenti, davvero complimenti. Francesco Guido, la finanza, le banche sono già state chiamate in causa dall'intervento di Grimaldi, Banco di Napoli, Intesa San Paolo. Il nostro gruppo è stato molto attivo anche sul tema delle ZES, con un'operazione coraggiosa. Il punto.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Introduco il tema della finanza, di quello che è il ruolo che una banca può svolgere in un contesto come quello che è stato tratteggiato nei ricchi interventi di questa giornata, provando a fare una sintesi estrema di ciò che abbiamo ascoltato. Se dovessimo trovare una sola parola con la quale sintetizzare tutti gli interventi che, a cominciare dallo studio stesso di SRM, una sola parola chiave che rappresenti, che faccia un po' da filo conduttore, sintesi estrema di quello che abbiamo ascoltato, questa parola io la troverei appunto nella parola dimensione. Ci siamo incantati e smarriti negli oceani, nell'immaginare, nel vedere il planisfero e conoscere tutte le potenzialità e gli sviluppi di un commercio internazionale. Poi lo abbiamo analizzato da diverse angolazioni e poi più volte nel corso degli interventi sono emerse le nostre inadeguatezze. Inadeguatezze che sono state tratteggiate in termini evidentemente nazionali. Qualche volta è emerso un accento con specifico riferimento alla realtà meridionale, ma in buona sostanza noi abbiamo definito un quadro complessivo di adeguatezza o inadeguatezza tra le grandi possibilità e le grandi opportunità che sono comunque dischiuse nell'ambito del commercio internazionale, di una globalizzazione che è evidente ormai da tanto tempo, e rispetto a quelle che sono le nostre dimensioni. Questa analisi, questo ragionamento per noi come banca, come Intesa San Paolo nel Sud, perdonatemi la piccola digressione, ma ci tengo ogni volta in ogni occasione pubblica a rimarcarla perché ho la necessità assoluta di attutire il trauma che comunque poi verrà vissuto a novembre quando poi il Banco di Napoli verrà incorporato nel Intesa San Paolo, rassicurando tutti che nulla cambierà. Quindi per me conta moltissimo usare in anticipo di 5 mesi questo linguaggio, perché altrimenti poi il trauma potrebbe essere troppo forte. Quindi dicevo, che cosa questa analisi delle dimensioni io credo che sia il miglior punto di partenza per poter comprendere bene e fare bene il proprio ruolo. Non è compito di una banca addentrarsi nei meandri delle diagnosi, ma è quella invece di trovare delle soluzioni. E bisogna trovare delle soluzioni tenendo ben presenti quali sono i punti, ma credo che le diagnosi sui ritardi del Sud non abbiano bisogno di ulteriori sottolineature, di ulteriori libri da scrivere, perché le conosciamo tutti quanti. Quello che emerge è, a livello Italia, una inadeguatezza, ed è facile immaginare che se l'Italia è inadeguata, quanto possa essere inadeguato il nostro Mezzogiorno. Quindi la nostra attenzione è rivolta in maniera molto precisa a quelle che sono i gap del Mezzogiorno, perché evidentemente da un recupero di questi gap può intervenire non soltanto un beneficio per il territorio, ma evidentemente anche una forza propulsiva nei confronti del contesto nazionale. Bene, allora il punto di partenza è, noi abbiamo più volte richiamato, la giornata di oggi è dedicata alla portualità. Il porto per definizione è il punto di snodo per quelli che sono i commerci internazionali. I commerci internazionali hanno tanto più senso, vado avanti proprio per sillogismo logico, hanno tanto più senso nella misura in cui dietro c'è una macchina che produce, e questa macchina che produce deve essere una macchina competitiva. Nel tempo sappiamo tutti perfettamente quelle che sono state trasformazioni che sono intervenute nell'economia italiana. Sappiamo perfettamente che avevamo delle grandissime imprese, delle grandi imprese che erano capaci negli anni 60, 70 e forse ancora anni 80 di esportare prodotti finali, beni finali. Mano a mano queste realtà si sono via via ridimensionate e oggi noi siamo un paese che nella catena globale del valore produce al massimo dei beni intermedi. I beni intermedi sono quelli a minore marginalità, sono quelli che fanno guadagnare di meno. È curioso andare a verificare che se ci concentriamo su questa particolare angolazione, quindi escludiamo ciò che c'è a monte, cioè la fase di progettazione, ciò che c'è a valle, la fase della distribuzione, che sono le fasi più ricche, quindi ci concentriamo sulla nostra fase e analizziamo le nostre aziende, vediamo che il 30% delle aziende che svolgono la propria attività nei beni intermedi
quelle più avanzate, cioè le aziende avanzate nei prodotti intermedi, quelle che fanno internazionalizzazione, quelle che fanno innovazione, sono al massimo il 30%, sono il centro-nord, da noi sono il 14%. Quindi noi abbiamo delle nostre aziende, soprattutto il 14% che è rivolto verso l'internazionalizzazione, che è rivolto verso l'innovazione. Allora, questa analisi per me e per noi, come Intesa San Paolo nel Sud, come Banco di Napoli, è il punto di partenza per fare qualunque tipo di iniziativa ed è quello sul quale noi ci stiamo applicando. Le ZES rappresentano una prima occasione estremamente importante. È un'area che viene incentivata sotto il profilo fiscale, ma aggiungerei forse anche da un'altra angolazione che più volte è emersa negli interventi, perché è un'area che viene incentivata anche sotto il profilo della semplificazione amministrativa. E Dio solo sa quanto c'è bisogno in Italia di semplificazioni amministrative, perché sulla amministrazione e in particolare sul secondo livello dell'amministrazione, quella della questa burocrazia, quella che decide piccole cose che non appaiono nelle dichiarazioni ufficiali, è su quella dimensione che noi soffriamo in maniera molto particolare. Quindi noi abbiamo sposato con convinzione il progetto delle ZES, lo abbiamo accompagnato, lo stiamo accompagnando, la prima ad essere già pronta è quella dell'autorità portuale di Napoli con Pietro Spirito, e già dopodomani avremo un primo incontro del quale poi ci sarà con ogni probabilità il momento decisivo di varo, in cui noi avremo la possibilità di poter catalizzare sulla ZES di Napoli una serie di investitori del centro-nord Italia e dell'Europa che possono essere interessate ad investire su questo territorio. Ci sono altri accordi che abbiamo definito con la della portuale di Taranto e con quella di Bari, e aspettiamo la definizione amministrativa dell'iter per poter poi partire anche in Puglia con le specificità che la Puglia potrà andare a proporre. Però vedete, tutto questo non rappresenta una soluzione del problema, perché la soluzione del problema sta a monte e, ripeto, è quello della dimensione, la parola chiave che ho cercato di richiamare in partenza. Ci stiamo impegnando su questa dimensione, quindi cercare di far comprendere ai nostri imprenditori, partendo da quelli migliori, da quelli che hanno le maggiori potenzialità oggi in termini di redditività, far comprendere quali sono i benefici dell'ingrandimento dimensionale. Piccolo esempio, ma non per questo esaustivo, sono le 6 aziende meridionali che abbiamo una settimana fa accompagnato nel percorso di elite di Borsa Italiana. Servirà, sarà sufficiente, è soltanto un inizio, è un auspicio. Poi occorrerà vedere quanto grande sarà il livello di ambizione, perché la scala di valori che è stata più volte richiamata negli interventi, ognuno l'ha affrontata con la sua specializzazione, è una differenza di scala che non è di 1 a 2, ma è 1 per un moltiplicatore da definire. Quindi occorre veramente affrontare il tema con grande ambizione. Giustamente il professor Profumo ha fatto riferimento alla pianificazione PON 2006-2013, richiamando che su 100 miliardi ne sono stati traspesi e impegnati soltanto 70 per 790 mila progetti, importo medio 90 mila. Ma anche questo probabilmente è anche frutto non soltanto di una pessima pratica politica, ma è anche il frutto di una dimensione, certamente non così piccola per giustificare i 90 mila euro, ma una dimensione comunque in termini di visione di impresa che certamente non ci aiuta per vincere una battaglia come quella che abbiamo davanti e per sfruttare totalmente e pienamente le potenzialità che sono state richiamate negli interventi precedenti. Occorre quindi costruire dalle fondamenta, cercare di introdurre nelle nostre aziende il concetto che la dimensione, quindi la finanza straordinaria, gli investimenti, le acquisizioni, le scalate sui mercati internazionali sono imprescindibili, e non è semplice. Occorre generare le competenze. Io sposo totalmente l'intervento del professor Profumo, che ha fatto un forte sottolineatura sul tema delle competenze, perché dalle competenze, per esempio, che in parte spiegano il motivo per il quale i famosi 100 miliardi sono rimasti in buona sostanza o non spesi o spesi male. Le competenze è un tema di cultura, è un tema di sensibilità. Vedete, noi abbiamo in questi anni
fatto passare attraverso delle aule di formazione per gli imprenditori, per la internazionalizzazione, per il management e per la digitalizzazione 290 imprenditori. Il 12 giugno abbiamo un corso che ci vede in partnership con IPE sulla internazionalizzazione, se non ricordo male, lo chiedo ad Antonio, dove in questo momento stiamo facendo una fatica enorme per trovare 14 imprenditori che siano disponibili a frequentare il corso sulla internazionalizzazione. Per arrivare a quegli numero di imprese che hanno partecipato abbiamo fatto molta fatica. Quindi c'è un tema di sensibilizzazione che noi ci stiamo attivando in questo senso, perché siamo consapevoli che fare finanza, raccogliere denaro e prestare denaro da solo ormai in Italia serve a poco e nel Sud serve ancora di meno. Occorre investire innanzitutto su quelli che sono i fattori abilitanti della crescita. I fattori abilitanti della crescita non è il denaro, perché di quello ce n'è in abbondanza. Occorrono i progetti, ma i progetti richiedono competenza. L'investimento sulla competenza è un qualcosa del quale noi ci stiamo facendo carico attraverso iniziative di questo genere, come quelle dei percorsi formativi, ma attraverso le sinergie e le alleanze con il mondo della formazione, con il mondo dell'università e con il mondo dell'innovazione. È per questo che abbiamo creato due hub innovation a Napoli e a Bari, dove fino a questo momento sono passate complessivamente circa 500 imprese. Serve, è presto per dirlo, anche in quel caso io riscontro tanta inventiva, tanta genialità, trovo molto spesso poca dimensione. L'auspicio è che la Open Innovation, più volte richiamata, possa effettivamente generare i presupposti per la contaminazione in termini positivi. Però ci muoviamo sempre in un territorio molto poco strutturato, perché non esiste una efficace regia centrale a livello di pubblica amministrazione, e che quindi disperde moltissime delle potenzialità che è possibile comunque ottenere. Però lavoriamo in questa connessione, abbiamo degli accordi importanti sia con la Federico II a Napoli, con le due università baresi, con la Carical a Cosenza, e stiamo sviluppando il nostro impegno nella direzione della generazione delle competenze, che è uno dei fattori. Processo lunghissimo, processo che richiede comunque la volontà delle persone di poter comprendere l'importanza strategica di impegnarsi in questa direzione. E poi da ultimo, non ultimo, lo abbiamo annunciato in occasione della presentazione del lavoro di SRM lo scorso 22 maggio, se non ricordo male, con il sesto volume della collana del Sud che innova e che produce, il lancio del nostro grande progetto, l'abbiamo chiamato Impresa 2022. Perché 2022? Perché stiamo cercando di mettere insieme aziende dello stesso settore e le migliori, e cercare di evidenziare quali saranno le dimensioni minime indispensabili per essere vivi fra 5 anni, 2022 per l'appunto. Allora, se l'impegno, l'attenzione delle imprese sarà adeguato, nasceranno probabilmente delle attenzioni diverse verso la dimensione, e nascendo delle attenzioni diverse verso la dimensione potranno anche nascere le necessità rispetto alle competenze e alla formazione manageriale. E facendo convergere intorno a questo gruppo di aziende le attenzioni delle università e delle scuole di formazione. Il primo settore dal quale siamo partiti è un settore tipicamente campano, che è il settore lattiero-caseario, che ha delle dimensioni di eccellenza assoluta sotto il profilo qualitativo di prodotto e ha al tempo stesso comunque un volume complessivo che evidentemente diventa veramente microscopico rispetto ai grandi numeri e i TEU che abbiamo visto richiamare nelle presentazioni precedenti. Poi andremo avanti sugli altri, e condivido pienamente quello che dice il dottor Grimaldi sul fatto di partire dalle vocazioni territoriali. Da qualche parte bisogna partire. Allora, partire da ciò che sappiamo fare già bene, ma facciamo in scala troppo piccola, è già un buon punto, nel senso che sappiamo fare bene delle cose, dobbiamo solo cercare di capire in che maniera possono essere fatte in misura più grande. Quindi questa scalata verso la dimensione riteniamo che sia il modo migliore per rendere ancora più concreta la circostanza, il vantaggio di poter avere una penisola che è sul mare e che è fatta di porti e che potrebbero essere appunto ancora più importanti in termini di valore.
Se il 65% dell'import-export dei quattro settori, le famose 4A, passa attraverso il traffico marittimo, io dico che ZES non solo va bene, ma va benissimo, è un fattore moltiplicativo dell'economia territoriale. A questo fattore moltiplicativo, che potrebbe anche essere generato da investimenti esterni al territorio, si devono però accompagnare lo sviluppo dell'impresa, lo sviluppo della dimensione. E lo sviluppo della dimensione non si fa solo col denaro, ma si fa con la cultura, si fa con la formazione, si fa con l'apertura verso progetti che ci consentono effettivamente di cogliere tutte le opportunità finanziarie che sono comunque presenti al nostro interno. I numeri che in quell'occasione, 22 maggio, SRM ha presentato quando ha esposto i contenuti dello studio del Sud che investe e che produce, ci danno una conferma, ahimè, abbastanza preoccupante. Industria 4.0, un fattore di modernizzazione, un fattore che abbiamo introdotto recentemente, dopo 10 anni di ritardo rispetto ai parametri tedeschi, ci ha consegnato per il 2017 un quadro che io riassumo con questi numeri, sono i numeri che SRM in quell'occasione ha esposto. 24 miliardi circa di investimenti complessivi in Industria 4.0 a livello Italia, 1,3 miliardi nel Sud. Cioè il Sud ha inciso per gli investimenti in Industria 4.0 nella misura del 5%. Qui, ripeto, è un abito che io indosso sempre con molta fatica, cioè quello della denuncia. La denuncia va fatta soltanto per brevissimi secondi e poi bisogna passare subito alle soluzioni. Per fare soluzioni attendibili occorre avere una scala. Anche in questo senso io credo che Intesa San Paolo nel Sud abbia la sua scala, che non è comune ad altri player, nel senso che abbiamo un 25% di quota di mercato e 230.000 imprese, i nostri clienti. Abbiamo quindi teoricamente una capacità di networking praticamente sconfinata, nel senso che racchiude tutto ciò che di meglio si può immaginare nel territorio meridionale. Quindi il nostro impegno è di rendere effettivo quello che oggi è alla base di qualunque progetto imprenditoriale, la base di riferimento. La base di riferimento è grande, il nostro impegno è assoluto, gli investimenti fatti sull'innovazione, quelli vengono fatti sulla formazione. Ecco, sulla formazione non c'entra niente con l'aula che stiamo, con la sala che in questo momento ho davanti, però mi piace raccontarlo perché 94 scuole hanno aperto le loro porte alle nostre filiali, ai nostri direttori, che fanno un percorso di 14 lezioni di finanza, educazione finanziaria. Beh, io credo che si cominci anche forse dalle scuole probabilmente a immaginare quello che potrebbe essere un futuro, perché probabilmente magari la prossima volta qualcuno che dovesse dire che le spese non hanno bisogno di essere coperte dalle entrate e magari per differenza c'è un debito pubblico che si può espandere ad libitum, magari qualcuno ci potrà pensare un pochettino meglio, quindi una lezione di finanza da questo punto di vista non sarebbe nemmeno sbagliata. Quindi stiamo cercando di investire per la prossima volta, ecco, perché non nascano delle semplificazioni eccessive. Uscendo fuori dalla battuta e tornando nel concreto, noi sappiamo e siamo ben consapevoli di avere questa responsabilità. Non vi ho parlato di quante erogazioni di credito facciamo, di quanto cresciamo, e non ve ne voglio parlare non perché non si cresca o non ci sia, ma perché non è questo il contesto, perché tradiremmo lo spirito dell'incontro di oggi, di questo convegno. Lo spirito credo che sia quello di prendere atto di grandissime opportunità, per le quali le ZES oggi rappresentano una grande possibilità di espressione, ma che devono essere colte congiuntamente alla consapevolezza che se perseguiamo la nostra dimensione piccola, frammentata, senza capacità di coesione, senza necessaria attenzione ai fattori culturali, di formazione, di competenza, senza comprendere fino in fondo che il Sud non può fermarsi all'11% di tasso di apertura internazionale tra import ed export
26, chiedo scusa, perché ora sono l'import, 26 come tasso di apertura internazionale, quando nel nord-ovest abbiamo il 52%, quando non ci rendiamo conto che nella scala globale, nella catena globale del valore, siamo stati ormai emarginati dalla fase più ricca della catena, quella della progettazione e quella della distribuzione. Io credo che tutti questi ragionamenti ci lasciano sempre un po' attoniti, nel senso che vedremo di quanto è grande il mondo, ma purtroppo questo mondo non riusciamo ad agganciarlo. Grazie. Grazie, grazie Francesco, hai disegnato quello che è in essere, cioè un nuovo modo di essere banca, in fondo, non direi neanche non un nuovo modo di fare banca, un nuovo modo di essere banca, per usare un termine che ormai piace, un modo di essere banca olistica, che fa formazione, fa innovazione, fa finanza, ma non è l'unica, non è più solo l'unica cosa, fa networking, perché quando, poi arriviamo a Pietro Spirito, ma quando si fa un accordo per mettendo un plafond finanziario per le ZES si fa finanza, ma nel momento in cui poi per esempio si organizza un roadshow in giro per il mondo per presentare le opportunità di finanziamento derivanti da questa operazione, si fa networking, perché è una funzione che aiuta a realizzare l'obiettivo e poi naturalmente aiuta il gruppo a fare finanza. Però è chiaro che dietro c'è un concetto nuovo di banca, no? Quindi questo aspetto che tu hai sottolineato mi sembra importante, naturalmente l'orgoglio di essere noi di farlo qua, ma penso che sia un qualche cosa su cui tutto il sistema bancario dovrà necessariamente andare. Vengo a Mario Mattioli, presidente di Confitarma, quindi torno agli armatori, e direi lo stimolo con tre battute semplici. La prima, che contavo la parola competenze richiamata da tutti, in primis da Profumo, e la parola competitività hanno le prime sei lettere in comune, quindi forse diciamo qualcosa significa. Competenze significa certamente il tema della formazione, so che questo ti è un tema a te carissimo, perché ti sei sempre battuto su questo, e quindi ti chiedo uno spunto anche su questo. E terzo, Mezzogiorno, perché certamente Grimaldi è un armatore del Mezzogiorno, ma ha una dimensione globale, tu rappresenti tutti gli armatori italiani di Confitarma, ma come abbiamo detto nella presentazione, questo significa sostanzialmente il 50% sono del Mezzogiorno, per la dimensione che rappresenta questo segmento nell'insieme dell'Italia. Quindi ti chiedo anche una battuta sul Mezzogiorno. Grazie. Grazie, hai centrato come al solito la mia passione sulla questione formazione. D'altronde con Manuel, che è stato presidente di Confitarma fino a poco fa, prima di me, abbiamo diciamo reso possibile l'istituzione della commissione sull'education nell'ambito di Confitarma, che rappresenta effettivamente un punto estremamente importante. Io un po' in controtendenza ci tengo però a fare anche una cosa un po' più istituzionale, tutto sommato stiamo parlando di cambiamento, stiamo parlando di miglioramento, stiamo parlando di rivoluzione, l'Italia dovrebbe in qualche maniera invertire la tendenza, eccetera. Consentitemi, voglio dire, di fare anche un piccolo augurio all'attuale nuovo governo, che diciamo almeno dice di fondarsi esattamente sui temi del cambiamento e sui temi del è capace che magari in qualche maniera, no, questo cambiamento possiamo cercare di ora, scherzi a parte, competenza e competitività, abbiamo le sei lettere insieme, io credo che sono due parole che assolutamente vanno coniugate insieme, assolutamente hanno una radice comune, perché secondo me la competitività avviene con la competenza, senza competenza non ci può essere competitività, quindi decisamente sono due parole che vanno coniugate sempre assieme. Su questo credo di spunti ne abbiamo avuti tantissimi fino ad oggi, fino nella giornata di oggi. Io ho avuto il piacere di partecipare anche ai lavori di ieri, che sono stati lavori un po' a porte chiuse, molto tecnici, estremamente stimolanti, voglio dire, quindi tutto questo concetto, tutti questi concetti sono stati abbondantemente anche sviscerati nella giornata di ieri, quindi sono stati due giorni di grossa e veramente di grande peso per quanto mi riguarda, di grande peso in senso positivo naturalmente, perché è stato un investimento fantastico di tempo, e di questo ringrazio SRM, ringrazio il Banco di Napoli, siamo
uniti da una lunga storia, voglio dire, quindi sono sempre molto contento di tornare qui. Ritornando alla questione, oggi abbiamo visto una cosa, io cerco di farvi anche un parallelo con quello che ho sentito oggi per stimolare un minimo di ulteriore cosa. Oggi noi che cosa abbiamo visto? La ZES. La ZES è diciamo uno strumento che consente di avere una diciamo riduzione della parte diciamo legata a tutto l'aspetto burocratico, miglioramento dal punto di vista fiscale, quindi è un attrattore in termini positivi, d'altronde non ci inventiamo niente, l'hanno fatto in varie parti del mondo, in tante parti del mondo ha avuto dei risultati estremamente positivi. Potrei fare un parallelismo con il nostro settore, che è quello dell'introduzione del registro internazionale grazie alle linee guida europee. Che cos'è? Il registro internazionale è una semplificazione del sistema, è un registro che consente di ridurre i costi, quindi di ridiventare competitivi con il resto del mondo, perché voi sapete meglio di me che l'Europa è poco competitiva anche in termini economici rispetto a quelle che sono le economie di altre parti del mondo. Quindi il registro internazionale sull'intuizione dell'Europa, quindi non è un'invenzione anche questa italiana, ma è un'invenzione europea, noi siamo europei a tutti gli effetti. La riduzione di tutte queste diciamo complessità nell'ambito degli stati europei ha consentito un forte incremento della flotta di bandiere europea, che tradotta in termini italiani è significata passare dal 1997, anno prima dell'introduzione, a circa 8 milioni di tonnellate di stazza di gross tonnage, che esprime la capacità della nave, a 16,5 milioni di tonnellate oggi, quindi abbiamo più che raddoppiato, con un passaggio fino a 19 milioni di tonnellate in un anno, diciamo, che era il 2016, una cosa di questo genere qua. Quindi voglio dire, un enorme incremento che non ha eguali se rapportato come trend di crescita nell'ambito di questo ventennio, perché praticamente siamo cresciuti al 100% in 20 anni ed è un trend di crescita estremamente importante. Questo è stato possibile in funzione di una semplificazione. Quindi io mi aspetto, così come è successo in altre realtà, che sicuramente la ZES possa fungere da catalizzatore e possa fungere anche da strumento che consenta un miglioramento importante. Noi abbiamo raddoppiato la flotta, abbiamo raddoppiato gli investimenti, abbiamo fatto lavorare il doppio le banche, ma abbiamo anche raddoppiato in maniera preponderante l'occupazione, abbiamo, voglio dire, creato oggettivamente occupazione diretta, occupazione indiretta. Quindi questo è certamente una risposta positiva. Positiva quindi nel tema della ritrovata competitività. Per fare questo ci vuole competenza. Allora io dico una cosa, noi competenze, le imprese private, noi insomma voglio dire in qualche modo credo che ce le abbiamo, perché chi compete sia in Italia sia all'estero non può non avere delle competenze in azienda, competenze che poi significano anche miglioramenti di governance, significano posizionamenti, insomma voglio dire questo è qualcosa che noi abbiamo. Noi credo che dobbiamo ragionare in maniera forte sul recupero di competenze in chi detta le regole, perché il vero tema grosso è questo, perché come ha detto giustamente Francesco Guido, il problema drammatico su cui ci si trova è che i livelli bassi della burocrazia sono quelli che creano le peggiori problematiche, il livello scarso, il livello meno apicale è quello che però tutti i giorni deve dare il parere, deve mettere la firma, deve istruire la pratica, deve andare avanti su determinate situazioni. E vi dico la verità che chi lavora purtroppo in questo paese, purtroppo e per fortuna in questo splendido paese italiano, spesso e volentieri si trova ad avere veramente dei travasi di bile che sono una roba formidabile, perché c'è proprio è proprio la grettezza mentale. Quindi io credo che su questo sia estremamente importante creare un sistema che consenta, diciamo così, che queste competenze create in maniera tale da creare uno sviluppo delle aziende, che nel momento in cui ce le abbiamo nelle nostre aziende creano ricchezza, noi dobbiamo essere anche in grado di poterle, come dire, non esportare, ma fare sì che diventino parte integrante anche di quei corpi non intermedi ma di governo che dettano le regole. Quindi questo bisognerà cercare di capire come farlo, ma la provocazione positiva del professore Profumo probabilmente da questo punto di vista deve cercare di creare un link forte per quanto riguarda il sistema delle università, i digital, gli innovation hub eccetera eccetera, con un sistema che è il sistema della governance di governo, che sia centrale, che sia evidentemente un governo regionale. Quindi in questo la competenza deve essere trasfusa in coloro che domani mattina ci daranno le regole,
per cercare di far sì che i nostri figli, perché ormai ci siamo fatti vecchiarelli, possano in qualche maniera beneficiare di un sistema migliore. D'altronde, ieri abbiamo avuto ospiti la delegazione coreana. La Corea era un paese che, ce lo siamo detti ieri sera a tavola, era un paese che stava per scomparire, era un paese rurale. Oggi è diventata, abbiamo visto, la seconda potenza mondiale in termini di tonnellaggio, il secondo porto più importante. Fanno spavento, spavento. E tutto questo è stato creato in che maniera? Con una rivoluzione copernicana dal punto di vista della formazione, quindi della creazione delle competenze e quindi del miglioramento delle loro risorse umane. Il Far East ha sempre avuto un grande problema, che quello là di interfacciarsi col resto del mondo, non parlava in inglese. Oggi, voglio dire, non esiste una persona che venga dal Far East che non parli inglese, mentre invece, dobbiamo dircelo, molte delle persone che vengono dalla ricca Europa e soprattutto dall'Italia hanno delle carenze fondamentali sull'inglese. E questa è una cosa gravissima, perché noi siamo europei, vogliamo parlare con tutti, però che chi non parla l'italiano non è in grado di parlare con un 60-70% della popolazione, grave, quando invece esistono delle realtà sempre in Europa, tipo le scandinave piuttosto che gli olandesi, che abbiamo visto, che hanno, i tedeschi, che hanno delle performance che fanno paura, che su questo evidentemente hanno fondato una cosa importante. Quindi da questo punto di vista dobbiamo fare tanto e possiamo fare tanto. Non mi dilungo più perché altrimenti mi sparate. Per quanto riguarda la questione relativa alla formazione, secondo me è molto, diciamo, in attinenza con competenza e competitività, vale a dire un orientamento della formazione in maniera tale da ottenere in maniera propria quello che dovrebbe essere il risultato. Su questo è, ripeto ancora una volta, fondamentale fare un dialogo importante con tutti coloro che sono i centri decisori, perché, voglio dire, la decisione, il centro decisorio è quello che in qualche maniera è, diciamo così, l'attuatore della politica. Se noi oggi spendiamo il 6% di quelli che sono i fondi europei contro un 30-40%, se non ricordo male, che ho visto essere i paesi che poi sono coloro che ci importano le merci, voglio dire l'Olanda piuttosto che il Belgio piuttosto che la Germania, evidentemente abbiamo un problema, è un problema grosso che è derivante da una carenza di formazione, è derivante evidentemente da strutture che tra di loro non si parlano, perché non è possibile che esistano tantissime belle idee non si riesce a portarle avanti, non è possibile. L'Italia è un paese dove l'individualismo, che è esattamente il contrario di una buona formazione e di competitività, è purtroppo imperante. Siamo tanti, 60 milioni di premier, 60 milioni di arbitri, 60 milioni anche di stupidi, se vogliamo, alla fine dei conti, perché sono 60 milioni che non riescono a mettere a fattor comune qualche cosa di importante. Noi riusciamo a parlare di internazionalizzazione, non abbiamo capito che probabilmente l'internazionalizzazione c'è con la massa. Se noi non ci mettiamo insieme, facciamo corpo comune, se noi non riusciamo a creare in qualche maniera delle strutture dove anche la governance venga, diciamo così, superata dall'individualismo dell'imprenditore, noi non andremo da nessuna parte. Oggi come oggi la maggior parte, diciamo, delle economie che ci hanno sopravanzato si basano su questo, si basano su una forte governance, su una spersonalizzazione dell'impresa dal punto di vista imprenditoriale. Mi rendo conto che, voglio dire, facendo parte dell'Unione Industriale, facendo parte di Confindustria, facendo parte di Confitar, ma è una parola forte questa qua, cioè la spersonalizzazione dell'imprenditore. Fino a qualche anno fa era una bestemmia, ma oggi diventa una leva importante, perché solo attraverso una forte riunificazione si riesce a, forse, a evitare, per esempio nel caso del nostro settore, una sorta di disastro finanziario. Voglio dire, tante aziende hanno dei problemi, sono tante aziende piccole, sono tante possibili, diciamo così, vittime sacrificali per un sistema di fondi speculativi. Se in qualche maniera si riuscisse a creare una sorta di sistema tra queste aziende, tutte quante, prima dicevamo big is beautiful, ma big si diventa anche in più di uno, non necessariamente. Se noi pensiamo che solo uno deve diventare big, allora sì, sono delle eccellenze, ma sono dei casi che ci contiamo sulle punte delle dita. Ma le economie che hanno progredito ne hanno tanti di big, e magari ne hanno pochi di small, voglio dire. Quindi significa che tanti small si sono messi insieme, si sono riuniti e sono riusciti a fare delle imprese più grandi. Quindi anche in questo credo che sia estremamente importante, e questo, per esempio, la nostra associazione di categoria lo fa. Abbiamo fatto dei ragionamenti con la finanza alternativa, abbiamo dei ragionamenti importanti con l'associazione bancaria italiana, quindi con tutto il sistema bancario, proprio per cercare di favorire e di stimolare queste aggregazioni che in qualche maniera debbano non fare scomparire le aziende, le professionalità e anche dal punto di vista economico i contributi in questa nostra regione, perché noi perdendo le aziende cominciamo a perdere tutto. Noi già abbiamo un deficit bestiale
bestiale per quanto riguarda il finanziamento alle future generazioni. C'è una figlia che sta a Milano, ora si laurea, c'ha l'offerta di lavoro a Milano, ha fatto la triennale, l'ha fatta qua, voglio dire, quindi lei ha, diciamo così, è stata allevata dalle tasse pagate in Campania e a un certo punto diventerà percettore di reddito di Lombardia. Voglio dire, continuiamo a migliorare il PIL di chi ne ha meno bisogno, voglio dire, non riusciamo a trovare la maniera per invertire questa benedetta tendenza, e questo deve essere una cosa fondamentale, perché se non lo facciamo noi alla fine dei conti scompariremo. Già abbiamo il 6% a livello medio, che è una schifezza, veniamo in Campania della metà della schifezza, voglio dire, quindi da questo punto di vista è straordinariamente importante. Quindi la logica deve essere una logica di filiera, una logica di unione. Io sono contento perché l'amico Vito, nel caso specifico Vito Grassi, ha dato una delega importante sull'economia del mare, e questo è un segnale forte della regione Campania nei confronti, che non significa sui trasporti marittimi e sull'armamento, significa sull'economia del mare, che va dalla cantieristica, dalle costruzioni, al trasporto, che a noi, per noi è importantissimo, a tutta quanta la parte di gestione a terra di quelli che sono i terminali, eccetera. Quindi tutta l'economia che ruota, che pesa a Cuba 32 miliardi di euro, del 2% del PIL a livello italiano, quindi non è che stiamo parlando di poco, abbiamo 470 mila addetti in questo settore, non parliamo di poco. In questo sicuramente a livello di formazione, a livello di creazione di strutture nell'ambito del Mediterraneo abbiamo tanto da poterci giocare. Quindi in questo noi chiediamo fortemente che ci sia un intervento di sistema in cui la finanza è una parte preponderante, e sicuramente anche una logica di interpretazione di cosa significano i quadri intermedi, che è un altro grandissimo difetto che abbiamo noi qua in Italia. Voglio dire, il quadro intermedio non è la parte commerciale di un'azienda. L'associazione di categoria è un'associazione che combatte con i livelli governativi e decisionali per continuare a fare impresa in Italia di quello specifico settore. Specificamente Confidarma non fa gli interessi di Grimaldi, non fa gli interessi di Mattioli, non fa gli interessi di tanti altri associati. La Confidarma è un'associazione di categoria che dialoga con il governo affinché continuino a sussistere quelle regole, chiamasi registro internazionale, che consentono a Grimaldi, a Mattioli e a tanti altri associati che siamo in Confidarma di poter operare in Italia, di fare imprese in Italia. Poi dopodiché saremo anche competitor su alcune linee, ma questo fa parte di una sana competizione, voglio dire, quindi non necessario, quindi non è che si prendano gli interessi del singolo, e questo deve essere importante, perché noi abbiamo questa idea di frantumazione, e quindi questo individualismo lo portiamo a livello aziendale, a livello associativo, a livello finanziario, a livello bancario, e siamo un paese che sta andando sempre più indietro, fa pochi figli, c'ha meno persone e siamo sempre tutti quanti un poco più poveri. Parliamo di sviluppi e di miglioramento competitivo, sappiamo che siamo nel Mediterraneo, intercettiamo nel Mediterraneo, voglio dire, e veramente vado a concludere, quando vuoi sparami perché io sennò non mi fermo, voglio dire, abbiamo visto delle slide straordinarie sugli flussi che vanno da Suez verso Gibilterra, che sono straordinariamente ampi, significa tantissimo traffico. Qualcuno ha detto, loro hanno fatto un giustissimo esempio, ha detto oggi abbiamo 3 milioni di contenitori, perfetto, 3 milioni di contenitori, se noi fossimo cresciuti come sono cresciuti i top port in ambito mediterraneo ne avremmo avuti 4.2, bellissimo, perché sono circa il 40% in più. Io dico una cosa diversa, al di là che naturalmente sono assolutamente d'accordo su questo, ma quanto di quell'enorme fascia che arriva in tre porti fondamentali, Rotterdam, Amburgo e Anversa, ritorna indietro perché sono ordini fatti da noi? La nostra logistica pesa 40 miliardi di gap, 50 miliardi di gap, che sono più di una finanziaria, il che significa che tutto ciò che noi non introitiamo come tasse portuali, eccetera, eccetera, e questo perché? Perché abbiamo delle infrastrutture che non sono in grado di fare, nonostante il fatto che venire a Genova, venire a Trieste rispetto ad andare a Rotterdam ti costa 7-10 giorni di navigazione in meno. Quindi effettivamente la nave può fare più tragitti, può guadagnare di più se facciamo essere rotte più corte a parità di costo del contenitore. Questo ce lo dobbiamo chiedere, perché secondo me di quel traffico tanto noi lo perdiamo in funzione del fatto che ce lo ritroviamo poi ad importarlo, e facciamo anche lì un grosso beneficio a chi tutto sommato ha un PIL che è meno ha dei problemi che sono meno forti dei nostri. E quindi su questo si può giocare un'importante anche questione dal punto di vista del Mezzogiorno, perché sicuramente i porti del Mezzogiorno, come abbiamo visto, e la creazione delle ZES potranno dare dell'incremento importante, e io mi auguro di cuore che riescano ad intercettare, perché è necessario intercettare quelle quote di traffico che abbiamo visto. E su questo noi sicuramente saremo assolutamente d'accordo, e ripeto, poi la creazione anche a livello, e chiudo,
confindustriale, cioè l'amico Stefan Pan che è qui, di una filiera evoluta, di una federazione evoluta sulla filiera del mare, è una cosa che stiamo. Non è un caso che oltre a noi che abbiamo chiesto il Ministero del Mare, recentemente anche il nostro presidente Vincenzo Boccia abbia rilasciato una interessantissima dichiarazione sul Ministero del Mare, che poi si chiama il Ministero Alto, abbiamo bisogno di una regia, perché tutti quanti, e regia intelligente, regia che abbia competenza e regia che ci porti verso la competitività. Quindi questa è la parte difficile del tema, riuscire poi a trovarlo, però già avere il segnale di forte interesse in un settore strategico, come abbiamo visto, l'80%, il 90% delle merci si muove sul mare, e voglio dire, è importantissimo. E qua chiudo, perché sennò me ne cacciate. Grazie. Grazie anche per la passione del tuo intervento. Io, per guadagnare tempo, giro subito, anche perché concettualmente c'è una staffetta, diciamo, ideale con Stefan Pan, vicepresidente di Confindustria. Solo una battuta per dire, diciamo, citata forse poco l'impresa, ma è chiaro che l'impresa è al centro, perché noi tanto abbiamo sempre solo prevalentemente parlato di dati import-export, tranne una slide fatta vedere da Alessandro, che però ci deve ricordare che c'è anche il commercio interno italiano via mare, che si aggiunge, perché c'è anche, diciamo, l'import-export tra regioni che in parte viaggia via mare. Quindi è ovvio che l'efficienza di questo settore si tramuta immediatamente sia dal lato dell'import che dal lato dell'export sulle capacità delle imprese. E poi c'è il tema degli scenari globali, quelli della geoeconomia, in cui la competitività si gioca anche lì. Prego. Grazie, grazie. So che tardi, siete quasi in fondo, sono il penultimo relatore e cerco di darvi qualche pillola come digestivo dopo tutta questa bontà di numeri, dati e visioni che sono stati presentati. Qui si aprono gli occhi perché vediamo, riceviamo una visione del mondo che è completamente differente di quello che sentiamo fuori da questa sala. E qui il primo appello che faccio: dobbiamo uscire da questa sala, perché qui penso siamo tutti d'accordo, perché siamo addetti ai lavori, conosciamo le cose, e anche se siamo addetti ai lavori abbiamo imparato cose interessantissime, ma questo ragionamento deve diventare un approccio culturale condiviso, che deve capire anche la signora Maria, che deve capire la maestra che insegna ai nostri figli. E quello che mi è venuto in mente sentendo quello che hanno detto prima sia Francesco Profumo, poi Emanuele Grimaldi, mi è sembrato di partecipare a una reedizione di Super Quark Economia di Piero Angela, che ti spiega in concetti molto semplici quello che sta cambiando nel mondo, ma senza creare paura, senza far paura. Lo cambia, il mondo che cambia è meglio. Emanuele Grimaldi ha fatto questa discussione favolosa sull'ambiente, sull'input tecnologico che sfata il controracconto col quale dobbiamo confrontarci quando usciamo e discutiamo anche con ampie parti della società, che hanno ancora la paura come brutto consigliere, cattivo consigliere, che ti fa chiudere. Grimaldi ha raccontato anche queste esperienze, il polacco, il greco, che dicono: ma tu non entrare, abbiamo paura, perché è la paura in fondo. Ma d'altro canto qui abbiamo l'esperienza che stiamo lavorando a livello europeo, abbiamo qui i colleghi di Brema, abbiamo qui, che andiamo oltre, i colleghi coreani, che creano un mondo, una visione che è completamente differente, che è quella vera però. Il mondo sta cambiando in meglio. Il racconto fuori è: oh mamma mia, le infrastrutture è una brutta bestia, dobbiamo toglierle il contratto magari anche di governo. No, dobbiamo prendere questi spunti meravigliosi e portarli, predicarli, coinvolgere, entrare nelle scuole. E non possiamo farlo da soli, qui serve veramente l'impegno di tutto. Questa è la precondizione per far capire che l'infrastruttura è un bene comune. E quello è la precondizione, fatta con competitività e competenza, d'accordo su tutto, la precondizione per creare e mantenere
il mercato più ricco del mondo, che è l'Europa. Se facessimo un'unica slide, facciamola mentalmente, con tutti i paesi del mondo che abbiamo visto prima, e coloriamo di rosso il mercato più ricco, sarebbe l'Europa. È un deep red eccezionale. Per mantenerlo e per svilupparlo, anche culturalmente, servono le infrastrutture che aprono e al mondo, che non sono elemento di chiusura ma elemento di crescita. E qui c'è poi un altro elemento: quale tipo di Europa? L'Europa aperta, i porti aprono, le infrastrutture collegano, mettono insieme, tolgono paura. Quindi, e qui anche qui stiamo lavorando come Confindustria assieme alle Confindustrie europee, in primis con quella tedesca e con quella francese, stiamo lavorando per cambiare questa impostazione del bilancio europeo in questa direzione, per farlo più semplice, per farlo più vicino, per farlo con priorità poche ma grandi, non le 90.000 euro sparsi su tutto il territorio che non hanno impatto, ma su quelle cose che veramente servono, quelle che danno, che creano i vasi circolatori importanti, l'aorta, l'arteria che fanno correre questo atleta che è il primo del mondo. Però non con l'approccio di American First, che è un approccio muscolare ed esclude gli altri, ma con l'approccio di Europe Ahead. E qui nel head entra uno spirito di quello che ha espresso, abbiamo sentito prima, su Grimaldi, che fa vedere come anticipi i tempi perché investi, perché vai avanti, perché inventi il cuscinetto d'aria che solleva le navi. Questo è quello che ci fa traino di un modello sostenibile. Quindi l'Europe Ahead non è a esclusione degli altri, ma insegna un modello di società che è inclusivo, che mette le imprese al centro, che dà un ruolo di società alle imprese, di costruzione, di punto fermo, di apertura, che è per i giovani l'unico reddito veramente sostenibile. Non sono gli altri, sono quelli che creano valore in una catena globale dove il Mezzogiorno può avere geopoliticamente un ruolo primario. Quindi questo aiuta a prendere coscienza, essere consapevoli del ruolo che c'è. E ci sono, e adesso chiudo perché so che è tardi, delle connessioni alle quali non pensi, a volte non pensi. C'è questa mania del chilometro zero. Chilometro zero è infrastrutture e movimentazione del mondo, non vanno d'accordo. Va bene se è espressione di territorio, di origine, di autenticità, però che possa uscire nel mondo. Il contadino, io sono di Bolzano, il contadino di montagna che fa crescere le mele che sono meravigliose, se avesse solo il chilometro zero, mangia mele per tutta la vita. Se invece mi dà le mele che io poi trasformo nella mia azienda in dolci che poi surgelo, e che poi tramite i porti italiani mando negli Stati Uniti e mando in Australia, e lì creo valore aggiunto che dà posto di lavoro al contadino che coltiva la mela, vedete che oltre all'economia del mare anche l'economia della montagna si toccano, sono presupposti della stessa opera di società che lavora insieme, che si rafforza insieme e che possiamo cambiare dando lo spirito di Napoli, che è sempre estremamente positivo e forte. E ecco, questo è l'ultimo digestivo che vi ho dato. Grazie. Grazie, grazie anche per l'enfasi sul tema europeo, che sulla dimensione europea. Io passo la parola a Pietro Spirito, che è l'ultimo intervento, e te la passo senza commenti con un ossimoro, che è un vecchio ossimoro, che dice: il mare unisce ciò che separa. E il porto direi che è proprio il centro di questo ossimoro, anche se non è citato. Ma devo essere sintetico per forza di cose, ma riflettiamo sui grandi movimenti che stanno accadendo nel mondo. Un secolo fa il 30% della popolazione mondiale era concentrato a distanza di 150 km dal mare. Oggi il 60% della popolazione mondiale è più vicino al mare. Come popolazione è cresciuta molto, ovviamente, e questo sarà sempre più.
Quindi l'asse gravitazionale è una sorta di corso storico vicchiano. Le prime società sono società idrauliche quando l'uomo nasce e torniamo a fare per oggi le grandissime metropoli idrauliche. E inevitabilmente la concentrazione e l'importanza dell'economia del mare è drammaticamente rilevante. La Cina fa sull'economia del mare 970 miliardi di dollari di fatturato, di giro d'affari, è il 9,4% del PIL cinese. In Italia l'economia del mare pesa il 2%. Capite perché poi dopo gli assi della storia si muovono e cambiano le cose. Il Mediterraneo è una grande opportunità alla quale noi non riflettiamo abbastanza. È un mondo fatto da 45.000 chilometri di coste, sono tante, l'intera Europa ne ha 70.000 per dare un'idea, sono presenti 20 stati nel Mediterraneo, 11 paesi europei, 5 africani e 5 asiatici, 425 milioni di persone oggi. Una grande parte del traffico mondiale, 20% del traffico marittimo complessivo, 25% del traffico contenitori, 30% del traffico petrolifero. Buona parte oggi di transito. È vero, oggi buona parte di transito, ma proviamo a chiederci anche il perché. E proviamo a capire perché questo paese non riesce a volte a concentrarsi sulle sue priorità. Allora, l'Italia ha fatto con grande fatica un percorso di drammatico ribilanciamento della bilancia commerciale. Noi nella crisi che ci ha travolto siamo partiti dall'avere un disavanzo di bilancia commerciale di 30 miliardi nel 2008, 30 miliardi di euro. Nel 2017 abbiamo registrato più 50 miliardi. Conta anche ovviamente il peso minore del petrolio, vari fattori, ma è la ripresa manifatturiera che conta. Andiamo a guardare però dove vanno le nostre esportazioni, perché insomma conta. Ovviamente per l'Unione Europea 28 il 43,3%, forte integrazione europea, 14,4% altri paesi europei, MENA, Middle East e Northern Africa, 11,9% del nostro export. La Cina fa il 2%. C'è un tema e la Cina è una grande opportunità. È una grande opportunità quando noi avremo la dimensione per la Cina. Ne parlavamo prima mentre ascoltavamo, l'ha ripreso Francesco Guido. Noi in molti settori non siamo visibili al radar cinese perché non abbiamo la massa critica per aggredire quel mercato. Voglia dire, diciamo, vai a vendere alla Cina, ma quanto olio possiamo vendere, quanto vino, quanta pasta possiamo vendere, quali sono le reti commerciali di cui abbiamo a disposizione? Insomma, siamo un paese nanistico, abbiamo deciso di voler esserlo e abbiamo commesso un grave errore, questa è la mia opinione da tempo, abbiamo distrutto la grande impresa italiana, pubblica e privata, diciamo, in qualche modo sono andate verso l'estinzione, abbiamo poche grandi imprese ma facciamo di tutto per, diciamo, mettere all'angolo, per così dire, la vicenda dell'Ilva, diciamo, dell'inverosimile. Ecco, pensate se il Mezzogiorno si può permettere di perdere un grande produttore d'acciaio, diciamo, come uno, nel momento in cui il mercato dell'acciaio va bene nel mondo, quindi siamo al paradosso veramente del sadomasochismo, diciamo. Ecco, e questo ha conseguenze anche sull'economia portuale, guardo ovviamente il mio collega presidente di Taranto, diciamo. Ecco, però su queste cose non si riflette, insomma. E quindi, e poi pensate all'Europa. L'Europa scambia con la regione mediterranea, l'intera Europa, l'8,6% del proprio commercio. Qui non è solo un tema dell'Italia, è un tema dell'Europa. Ci sono relazioni commerciali intermediterranee molto rilevanti. E noi però, insomma, per un po' per moda, perché insomma va bene così, fa culturale fino, diciamo così, ragioniamo solo su un tema molto rilevante, che è la via della seta, ma provo io a declinarla in modo diverso, perché cerco a... Allora, è chiaro che la via della seta è un grandissimo progetto di sviluppo di un grande colosso internazionale che ha fatto una grandissima operazione di marketing, molto efficace. Intanto la chiamiamo via della seta, non è un caso. La seta evoca, diciamo così, storie passate. Marco Polo che va dal Kublai Khan. Peccato che la storia è diversa oggi. E la storia ha cambiato verso. E quando cambia verso non ha la stessa identità.
diciamo. Oggi è giustamente il grande colosso asiatico che viene verso Occidente e che è pronto anche a ricevere i prodotti, questo è vero, i prodotti dell'Occidente. Il presidente Xi Jinping farà una grande conferenza internazionale sul commercio a novembre a Shanghai, e dando proprio questo segnale al mondo, ci rendiamo conto che vogliamo anche essere pronti ad avere le vostre importazioni, ma noi non siamo organizzati. Qui lo racconto con un episodio per me emblematico. Ero alla fiera logistica di Shanghai e mentre si chiacchierava, diciamo, tra vedendo i vari stand, incontro un imprenditore italiano, piacentino, il quale dice: no, ma sai, io faccio l'allevatore di maiali. E te lei che ci va qui, abbia pazienza. Dice: no, io ho 15.000 maiali, li allevo, però faccio anche il commercio di vini con la Cina. E dice: come lei fa il commercio di vini con la Cina? Eh sì, perché c'è una mia passione, io dalle 4 di mattina alle 7 di mattina, orari compatibili, e mi sono messo a fare il commercio, vendo 500 container di vini piacentini, che non sono il massimo della vita, diciamo così, ai cinesi, e lo riesce a fare. Ma questo è un singolo imprenditore che decide di fare una cosa un po' matta, voglio dire, e ci riesce anche, perché le capacità imprenditoriali degli italiani sono fantastiche. Non si può affrontare la Cina così, vi renderete conto, diciamo, no? Ecco, c'è un sistema totalmente assente, per una dimensione come quella cinese. E voi capite che l'altro punto vero è l'Africa. Cioè, allora, un anno e mezzo fa, conferenza di Johannesburg, Xi Jinping convoca i principali leader africani, di tutti i paesi africani, sul tavolo mette 600 miliardi di dollari per cooperazione e progetti di sviluppo della Cina in Africa. Oggi in Africa lavora 1 milione di lavoratori cinesi, 2.000 imprese, per noi sono numeri piccoli, grandi, per loro sono magari numeri piccoli, ma questo è. Si stanno costruendo città cinesi in Africa, si parla di Cinafrica, il commercio della Cina oggi con l'Africa è 210 miliardi di dollari, superiore a quello dell'Europa e a quello degli Stati Uniti d'America, in pochi anni è decuplicato. La Cina vede il futuro, l'Africa oggi fa 1 miliardo 250 milioni di abitanti, al 2050 sarà 2 miliardi e mezzo di abitanti. Noi dell'Africa vediamo, miopi, il problema dell'immigrazione, che pure c'è ovviamente, no? Ma ci spaventano 150-200.000 immigrati. Io vorrei ricordare, perché la memoria storica forse dovrebbe essere un po' più lunga, quando dal porto di Napoli, cioè dal mio porto, partivano ogni anno 600.000 italiani e in alcuni anni 800.000 italiani per andare nelle Americhe. Non si è scomposto nessuno, diciamo. Ecco, oggi sono 25 milioni di italiani in giro per il mondo. Noi, diciamo, per numeri molto più piccoli, per la nostra totale disorganizzazione, vediamo l'Africa come un pericolo e mai come un'opportunità, neanche per un minuto. La Cina si è organizzata per costruire un business in Africa, noi non abbiamo una politica euromediterranea. Allora, l'Europa ci ha provato, il primo vertice, Barcellona 95, ne abbiamo fatti altri 8 di vertici intermediterranei. Però è chiaro che è accaduta una cosa, che l'Italia non ha saputo governare. A un certo punto l'Europa si è spostata a est, per forza inevitabile, è caduto il muro di Berlino, c'era la Germania che aveva quell'esigenza politica di costruire uno scudo ad est. E noi, paesi del Mediterraneo, non abbiamo fatto valere neanche per un attimo l'idea che il Mediterraneo è l'opportunità. E oggi il Mediterraneo è l'opportunità e noi teniamo all'interno dell'Unione Europea paesi come l'Ungheria e la Polonia, che non è che sono proprio il massimo dal punto di vista dei diritti democratici, diciamo. Ecco, perché libertà di stampa in Ungheria e Polonia non c'è neanche il minimo sindacale, diciamo così. Però Ungheria e Polonia stanno nell'Unione, ricevono risorse molto rilevanti, la Polonia riceve 80 miliardi di euro di fondi di coesione, 80, il doppio dell'Italia, li usa un po' meglio, ma anche loro non stanno messi mica bene, al 10% rispetto al nostro 6, comunque il doppio dell'Italia, e noi stiamo ancora lì a macerarci e senza capire perché l'Europa non è diventata un'opportunità. L'Europa deve tornare a essere fortemente attrazione mediterranea. È un interesse di tutti. Allora, i porti del Nord Europa non hanno competizione. Sono bravissimi, il Northern Range, perfetto, ma la porta dell'Europa sarà sempre nostra. La porta meridionale potrebbe non essere nostra, perché i porti meridionali, Italia, Francia, Spagna, sono in competizione col Nord Africa.
in competizione, non è detto che noi saremo la porta. Il Pireo è già una porta ceduta, no? Abbiamo ceduto grazie all'idiozia delle regole di Maastricht, e ha un'interpretazione assolutamente più idiota, per cui un paese in facile possibilità di aiuto è stato messo in estrema difficoltà e ha venduto le sue infrastrutture, aeroporti comprati dai tedeschi, porti comprati dalla Cina, e, diciamo, un capolavoro di fine diplomazia, diciamo, comunitaria. Dopodiché su questi temi noi non riusciamo ad attivare quello che serve, una grande strategia euromediterranea per dialogare con la Cina, perché euromediterraneo e Cina possono trovare una matrice di dialogo. A me fa un po' ridere quando noi proviamo, piccoli italiani, ognuno con la valigetta in mano, a parlare con la Cina. Non abbiamo il senso della scala e della dimensione. Qui bisogna che parli non l'Italia, che non ha la dimensione, l'Europa mediterranea deve parlare con la Cina, ed è importante, perché le tendenze protezionistiche che oggi si agitano negli Stati Uniti e prendono i primi effetti rischiano di metterci in difficoltà, perché la matrice di connessione oggi nostra con l'America è molto forte, è il derivato di una storia, ma se l'America si chiude e noi non abbiamo altri mercati di sbocco, già facciamo fatica, ne faremo molta di più, e ci vuole un minimo di geostrategia. Le nostre vicende, allora, noi siamo degli amministratori di porti, insomma, come dico spesso, amministratori di condominio, diciamo, che dobbiamo condurre in modo... Noi abbiamo bisogno però di costruire assieme agli stakeholder una strategia di paese e di continente. Allora, vedete, le ZES perché sono importanti? Allora, io do un dato, lo traggo dallo studio ultimo, un sud che investe e che innova, fatto da SRM, è quello che mi ha più colpito. 100 euro di investimenti in manifatturieri nel mezzogiorno attivano 78 euro di investimenti di ulteriori ricadute positive nel sud e 315 nelle altre regioni dell'Italia. Il totale è 493 euro per 100 euro investiti nella manifattura del mezzogiorno. È il moltiplicatore più alto che io abbia visto mai, ed è evidente perché nessun paese si può permettere di avere un territorio svuotato di industria, come abbiamo fatto nell'ultimo periodo del mezzogiorno. Il Sud nel decennio 2005-2015 ha perso il 14% del valore manifatturiero in 10 anni. L'Italia in tutta la crisi ha comunque fatto un segno più 2,4 nonostante la crisi, ma il mezzogiorno è caduto in un baratro, e la ZES è questa opportunità di riprendere gli investimenti manifatturieri, ma lo si può fare solo se si lavora tutti assieme. Io ringrazio molto il San Paolo che c'è in questa vicenda, bisogna che assieme ci lavoriamo con l'Unione Industriale, con Vito Grazzi, con gli armatori, con tutte le forze produttive di questo paese. O si rialza il mezzogiorno o questo paese non ce la fa. Grazie. Io penso che le tue ultime tre parole siano la migliore conclusione di questo convegno. Grazie a tutti voi.